di gioco. Quindi Cloud che si alza. Aerith bellissima anche grazie a queste mod. Siamo in una chiesa del settore 5. Piombato giù, sì, qua già abbiamo fatto tutto, i fiori, eccetera, eccetera. Ok, guardate che bella Aerith anche con queste mod, bellissima. Ok, e adesso possiamo iniziare la parte nuova. Qui ovviamente. Questo non è un dialogo che comunque influenza il rapporto che possiamo avere con Aerith, quindi possiamo tranquillamente prenderla in giro, mai vista prima. Però, esatto, hai comprato un fiore, quindi ti perdono. Quindi siamo fortunati, ecco. Tu possiedi delle materie, non è vero? No, guarda, ne ho una anch'io. Le materie sono piuttosto comuni di questi tempi, ma la mia è speciale. Non fa assolutamente nulla. Ottimo, vantatene. Non fa nulla? Sei sicura di sapere come usarla? No, non è quello. Comunque, per me non è un problema che sia inutile. Mi sento a mio agio ad averla. È un ricordo di mia madre. E giustamente guarda il cielo. Sai, ho voglia di fare due chiacchiere. A te va? Dopotutto è il nostro secondo incontro. Perché no? Alla fine non c'è niente di male. Ottimo, dammi solo un momento, devo prendermi cura dei fiori, ma non ci metterò molto. Ok, da questo momento possiamo riutilizzare Cloud, ma è palese il fatto che noi non possiamo fare altro in questo momento se non parlare subito con Eris. Un attimo solo. Ah, ora che ci penso. Non ci siamo ancora presentati, giusto? Io sono. E qua, ovviamente, abbiamo il primo campanello d'allarme che ci fa capire che questo sarà un personaggio che ci porteremo praticamente dietro, ovvero il fatto di poter inserire il suo nome. E non cambieremo. Aerith, la fioraia. Piacere di conoscerti. Mi chiamo Cloud. Come lavoro, beh, faccio un po' di tutto. Ed è lo stesso rimando che hanno avuto praticamente nel remake nel chiamare appunto Cloud il tuttofare, no? Quindi il tuttofare che appunto viene chiamato o comunque viene appellato a Cloud viene appunto deriva appunto da questa descrizione. Un tuttofare, no? Spiedina non mi sembra il caso. Già, faccio quello che serve. Che c'è di strano? Perché ridi? Scusa, è solo che. E qui dobbiamo nuovamente rivolgerle la parola. Non ridevo per te, è stato solo pessimo tempismo. Ok, a questo punto facciamo finta di andarcene. Esatto, e lei ci ferma. Cloud, non prendertela, dai. Oh, e appare qualcuno. Oh, ciao Yuna. Sì, purtroppo qui il tempo non è stato un granché, però. Io fortunatamente abito molto in periferia, per cui diciamo che la mia situazione è molto più tranquilla rispetto a tutta quella che c'è stato in centro. Quindi ti ringrazio per il pensiero, ma fortunatamente nulla di grave, almeno dalle mie parti. Un tizio sospetto. Non badate a me. Ok. Ehi, Cloud, fai anche da guardia del corpo? Sei un tuttofare, no? Suppongo di sì. Allora portami fuori di qui. Voglio andare a casa. D'accordo, ma ti costerà un bel po'. Allora vediamo. Che ne dici di un appuntamento? Cioè, a me fa anche un po' triggerare, se vogliamo utilizzare un termine comune, il fatto che Aerith sia così sfacciata nei confronti di Cloud. Perché, cioè, tralasciando il fatto che la storia di Aerith con Zack era ancora sospesa, no? Cioè non c'è stata una rottura, non c'è stato magari niente. Però Aerith praticamente cioè, ha già dimenticato Zack. Cioè si sta buttando letteralmente tra le braccia di Cloud. Proprio letteralmente l'ha visto e proprio boom, si c'è buttato addosso, letteralmente. Cioè è questa la cosa che un pochettino mi ha sempre sconvolto effettivamente. Comunque, va bene così.
vabbè, ci sta, ci sta. E qui non so chi siete né da dove venite, ma non lo so. Sentite Cloud che praticamente si, cioè, si corregge quasi da solo. Tu lo sai, la voce misteriosa di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Ah sì, ti riconosco, quell'uniforme. Ehi signorina, il tuo amico è un po' strano, eh? Allora, non mi piace molto che abbiano ripreso la traduzione molto simile. Allora, in realtà era una traduzione fedele, perché Reno comunque parla con questo slang un po' particolare, solo che questo slang particolare, per quanto riguarda l'italiano, a mio avviso non è traducibile. E quindi loro hanno, in questo caso, in questa mod, in questa traduzione, hanno praticamente fatto in modo di tradurre il parlato di Reno come se fosse quasi un mafioso. Cioè l'hanno tradotto praticamente come se fosse un mafioso. Un po' il dialetto siculo che avevano dato a Calò in Final Fantasy IX, se ci fate caso. Infatti, praticamente Reno, in questa versione di traduzione, ha sempre quel ha finale, che tecnicamente viene appellato al siciliano, comunque al dialetto siciliano. Ed è una cosa che in realtà a me non è piaciuta particolarmente in questa traduzione, perché il dialetto che utilizza Reno, o comunque il linguaggio, il modo in cui si pone Reno, non è assolutamente confrontabile con quello che usa Calò, che è stato per l'appunto stereotipato in quella maniera in Final Fantasy IX. Quindi io non lo leggerò come praticamente viene interpretato in questo modo Reno. Ci tengo a precisarlo. Sta zitto, cane della Shinra. Signor Reno, che ne facciamo di lui? Mentre se la stanno palesemente sghignazzando. Non ho ancora deciso. Vedete, c'è sempre quella A finale che tende a rimarcare il suo dialetto, ma non è traducibile, a mio avviso. Cloud, no. Fermati. Lottando qui rovinerete i fiori. Esatto, potevano tranquillamente metterci un minchia alla fine, sarebbe stata la stessa cosa. Usciamo dal retro. Sì, sì, ma ripeto, qua in questo caso la traduzione ha fatto cilecca, perché Reno non è inteso in questa maniera. Il modo dialettale di Reno è totalmente diverso. Quelli erano occhi Mako. Vedete, pazienza, eh? Cioè, questa cosa lui non la direbbe mai. Coraggio, al lavoro, al lavoro. Bellissima sta scena. Reno torna indietro. Ah, qua è vero. Ah, e non calpestati i fiori, eh? Ma c'è appena... quella ragazza si arrabbierà. Cioè, e i soldati che giustamente la prima cosa che vanno a pensare è tipo, ma come? Tu l'hai appena calpestato e ci dice a noi di non calpestare. Ah, sei scemo. Ok, a questo punto dobbiamo andare con Cloud da questa parte. Perché non si attiva il coso dell'aiuto? Vabbè. Ah, piccola curiosità, ovviamente Aerith, nel momento in cui joinerà all'interno del party, sarà sempre 3 o 4 livelli sotto il livello principale di Cloud. Perché dico 3 o 4? Perché se il nostro livello è a livello pari, Aerith sarà sotto di 4 livelli. Mentre invece se il nostro livello sarà dispari, Aerith sarà 3 livelli sotto rispetto a Cloud. Questa piccola curiosità che magari non tutti sapevano. Eccoli là. Cloud. Sì, li vedo. Pare che non ci lasceranno andare via facilmente. Allora che facciamo? Non vogliamo farci catturare, no? Quindi c'è solo una cosa da fare. Oppala. Forza. E qui comincia un piccolo minigioco. Tranquilla, ti prendo al volo. D'accordo, mi fido di te. L'antico sta scappando. Fuoco, fuoco. Cessate il fuoco. Ah! Aerith che cade, mischina. Cavolo, sarà morta? Beh, non avrebbe dovuto opporre resistenza. Cloud, aiutami. Ok. E da qui parte un piccolo minigioco che in realtà potrebbe aumentare l'affinità con Aerith o addirittura diminuirla. Il nostro scopo, ovviamente, come vi ho detto all'inizio della nostra run, sarà quello di diminuirlo il più possibile.
Cosa sono quelli? Ecco, e qui abbiamo la possibilità di scegliere che cosa fare con Aerith. In questo caso, aspetta un attimo. A questo punto siamo rimasti da soli con Cloud. Ora, c'è una piccola cosa che avrei potuto fare per accelerare la situazione all'interno del gioco, ma non l'ho fatta, perché alla fine non cambia niente, ovvero spostare Aerith praticamente in prima fila. Quindi metterla davanti piuttosto che metterla dietro, ma cambia veramente poco e niente. Dobbiamo diminuirlo perché il nostro obiettivo non sarà uscire con Aerith al Gold Saucer, ma aumentarlo con Barret e uscire con Barret nel Gold Saucer. La Perfect Run consiste anche in questo, ovvero nel alzare l'intesa con Barret e diminuirla con Aerith e Tifa. L'ho spiegato ovviamente tutto nella prima parte. Allora, a questo punto saliamo e tecnicamente avremo la possibilità di non far combattere Aerith contro i soldati. Se noi dovessimo fare questo, ovviamente il suo livello di interesse nei nostri confronti aumenterebbe. Il nostro obiettivo invece è quello di abbassare l'interesse di Aerith, quindi dobbiamo assolutamente sbagliare l'ordine dei barili. Quindi il primo sarà questo. Sbagliato. Ed Aerith delusa. Oh Cloud, ma che combini? E così parte la battaglia. Ragazzi, ve l'ho detto, purtroppo non posso uscire con le ragazze proprio perché la Perfect Run si basa su questo. Quindi spostiamo Aerith davanti e attacchiamo. Aerith sarà tranquillamente più che sufficiente nello sconfiggere gli avversari da sola. Beh, anch'io sono per la ship Cloud e Tifa, Però... per una perfect run bisogna uscire con Barret. C'è poco da fare. Ora, abbiamo la possibilità ancora di modificare il party di Cloud, perché Cloud può avere degli incontri casuali. Cioè, mentre noi camminiamo qui, ci possono essere degli incontri casuali. Appunto, come voleva si dimostrare. Possiamo tranquillamente gestirli. Non abbiamo problemi di nessun genere. Perfetto. Diciamo che tutto fa brodo, ma scoprirete che non ce ne sarà bisogno. Ah, vai, Cloud. Ah! Ecco qua. Cloud, aiutami! Aspetta un attimo, anche in questo caso. E adesso buttiamo giù questo barile. Ovviamente vedendo l'ordine dei barili adesso potrete capire anche quali dovete lanciare in ordine se volete fare, diciamo, la combinazione Cloud con Aerith. E qui, nuovamente, combattimento. Ovviamente Aerith è sempre in seconda fila in questo caso. L'avrei dovuta spostare in prima fila, però l'avrei dovuto fare prima. Non l'ho fatto, alla fine, sti cazzi. Le avrei potuto dare anche delle materie, ma... ripeto, non cambia nulla dal punto di vista di... diciamo, di interazione. Solo il fatto che siamo leggermente più lenti, questo sì. Effettivamente questo ci porta ad essere leggermente più lenti. Nulla di irreparabile, comunque, ecco, mettiamola così. Ok. A questo punto possiamo spostarci nuovamente con Cloud. Quindi spostiamoci già subito verso il prossimo barile. Ecco qua. E adesso aspettiamo che Aerith praticamente, ecco, praticamente si posizioni. Cloud, aiutami! Aspetta un attimo. Buttiamo il barile, anche in questo caso quello sbagliato. Ecco, Aerith delusissima. Cloud, ma che combini? È un altro combattimento. Vi ricordo che ogni volta che noi sbagliamo a lanciare il barile, l'affinità con Aerith diminuisce di 2 punti. Quindi ogni barile sbagliato sono 2 punti in meno che noi perdiamo nei confronti di Aerith. E vi ricordo che Aerith parte con un numero massimo di 50 punti. Quindi abbassare i suoi punti è fondamentale. Perché di default, diciamo che il gioco ci dà la possibilità di uscire con lei.
come prima scelta. La seconda scelta è Tifa, la terza sarà Yuffie e l'ultima scelta sarà addirittura Barret. Il nostro obiettivo è quello di appunto far incontrare Aerith insieme a Barret. Ok, lei a questo punto è riuscita ad arrivare lo stesso e adesso possiamo scappare. Oh, adesso possiamo uscire. Mi stanno ancora cercando. Vuoi dire che non è la prima volta? È già successo? Già. Quei tizi erano dei Turk. Quindi adesso già conosciamo il fattore e conosciamo anche una nuova divisione della Shinra, ovvero i Turks. Allora, perché in Perfect si deve uscire con Barret? Semplicemente perché i punteggi che ti permettono di uscire con un personaggio all'appuntamento del Gold Saucer sono già predefiniti. E come spiegato in precedenza, si parte con 50 punti per Aerith, 30 punti per Tifa, 10 per Yuffie e 0 per Barret. Una Perfect Run ti consente di abbassare il punteggio di Aerith, di abbassare il punteggio di Tifa, lasciare invariato quello di Yuffie e far vincere Barret. Il tutto non ha una particolare ricompensa, non è un qualcosa che bisogna fare per forza, è semplicemente per dimostrare il fatto che tutte le scelte che fai sono consapevoli e che hai la possibilità di manipolare le azioni per cambiare il dialogo e per cambiare l'appuntamento. Anche perché, diciamo, l'appuntamento con Barret è un qualcosa di totalmente extra ed è un qualcosa che ovviamente non è facile da ottenere, sbloccando anche una piccola scenetta divertente che sono sicuro potrà essere interessante per tutti. Non c'è un reward in realtà, non c'è una ricompensa particolare per uscire con Barret, è semplicemente una mia cosa personale per farvi capire che tutto ciò che sto facendo lo faccio con una cognizione di causa e non lo sto facendo perché mi va di farlo, ma perché voglio farvi vedere appunto la mia conoscenza nei confronti di Final Fantasy VII. Quindi è una sorta di cosa in più. I Turks sono agenti della Shinra. Hanno il compito di cercare candidati validi per Soldier. Sono sempre così violenti? Sembravano dei rapitori. Si occupano anche di altri lavori sporchi, spionaggi, omicidi, cose di questo tipo. Quindi, cose leggere alla fine. Basta guardarli per capirlo. Ma perché ti cercano così tanto? Ci deve essere un motivo, no? E qui la trama si infittisce. Non ne ho idea. Ah! Magari ho i requisiti giusti per entrare nei Soldier. Può darsi. Ma tu vuoi arruolarti? Non lo so. Ma di sicuro non voglio farmi catturare da quelli. Allora andiamo. Cloud ovviamente proprio babbo, che crede praticamente a tutto quello che gli viene detto. Ma vabbè. Qui possiamo andare avanti. Aspetta, aspetta, ho detto. Oh. Uno, due. E hop. Uff. Ah, rallenta, non lasciarmi indietro. Questa è bella. Non avevi detto di essere tagliata per Soldier? Ah, sei tremendo. Però guarda come flirtano. Ehi, Cloud, tu sei un Soldier? Lo sono stato. Come l'hai capito? Dai tuoi occhi, il modo in cui brillano. È il marchio dei Soldier, tipico di chi è stato esposto al Mako. Ma tu come fai a saperlo? Così. Così? Sì, così. Coraggio, andiamo. Guardia del corpo. Ok. Ci ha liquidati praticamente con un così. Proprio letteralmente liquidati con un così. Va bene, ok. Phew. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Dunque, casa mia è da quella parte. Sbrighiamoci, o quei tipi di prima ci troveranno. Ma noi prima facciamo un'altra cosa. Ovviamente combattere, perché giustamente abbiamo un combattimento da fare. Anche se non mi interessa effettivamente il combattimento, potrei anche scappare. Però è giusto per perdere un pochettino di tempo, niente di particolarmente difficile.
Ok. Questa è una piccola cosa opzionale che si può fare così come non si può fare. Però diciamo è una cosa carina, no? È una cosa carina da vedere ed è anche una cosa carina da fare. Come potrete notare, siamo ritornati praticamente alla chiesa. Ritorniamo alla chiesa per fare cosa? Parlare con questi ragazzini. Ecco qua. Stiamo badando ai fioli. Siamo bravi? Bravissimi. State facendo un ottimo lavoro. Sì! Perfetto, possiamo tornare indietro. Non c'era più nient'altro da fare. A questo punto possiamo veramente accompagnare Aerith a casa. Ovviamente qui si potrebbe salvare, ma non c'è bisogno perché vi farò vedere un'altra cosa dopo. Sì, punto di salvataggio, come vuoi tu, andiamo avanti. Le cose che dobbiamo fare qui adesso sono abbastanza semplici, ovvero da questo lato non ci possiamo andare, perché come potete vedere siamo praticamente bloccati. Non ti ho mai visto da queste parti. Show, sparisci. Ah, che seccatura. Ma perché non siamo andati al solito ritrovo del settore 6? E come potete vedere non possiamo praticamente passare. Allora, a questo punto il gioco ci sta dicendo di andare da questo lato. Questa parte della città, o per meglio dire questa parte del settore 5, nasconde alcune trame, o per meglio dire nasconde alcuni pezzi di lore e nasconde anche alcune cosucce che dobbiamo fare necessariamente. La prima cosa da fare è entrare qui dentro per ascoltare un aneddoto di lore. Questo è abbastanza importante. L'uomo che vive qui dentro è malato. Ho sentito dire che lo hanno portato qui dopo averlo trovato svenuto nei paraggi. Ok, quindi è un tizio malato. Infatti, come potete vedere, non ha una bellissima cera. Uomo trasandato. Tipo che soffre. Non puoi fare niente per lui? Mi dispiace, ma non sono un dottore. Sono un tuttofare, ma non ho una laurea in medicina. No, immagino di no. Ha un tatuaggio. Somiglia al numero 2. Ovviamente un palese riferimento agli esperimenti che sono stati fatti all'interno del laboratorio Shir. Quindi tutti i soggetti che hanno avuto iniettate le cellule di Genova sono stati marchiati con dei tatuaggi, che sono gli stessi uomini tatuati che si possono vedere in giro nel remake. Quelli incappucciati, quelli che viaggiano, che sembrano degli zombie, eccetera eccetera. Quindi il riferimento è palesemente a quello. Ma ne parleremo più avanti di quello che effettivamente significa avere a che fare con questi soggetti marchiati in questo modo. A questo punto possiamo veramente esplorare tutta la città, dato che comunque qui abbiamo un negozio. Vabbè, sì, qua è perché ho triggerato il coso col frigorifero. Esatto, ho un po' di materie da poter vendere. Come potete vedere, noi abbiamo già tutte queste materie, quindi non ce ne facciamo niente. Però, qualora non abbiate ottenuto materie o comunque ne vogliate delle extra, le potete prendere qui. Qui abbiamo il negozio di oggetti, invece, che sarà molto utile più avanti. Accettiamo solo contanti qui. Ok, va bene. Dove possiamo comprare le tende, le code di finisce, pozioni, le solite cagate, che per il momento non mi servono. La cosa importante da fare, invece, è entrare in questa casa. È importante entrare in questa casa perché non solo possiamo sentire il telegiornale, che è una cosa opzionale da poter fare. Ti stai godendo una piacevole gita in macchina con la tua ragazza, o perlomeno lo era, quando il motore ha un guasto improvviso. Ti è mai successa una cosa simile? Beh, da oggi non devi più preoccuparti. Con il nuovo modello Shinra V3000 puoi goderti la tua macchina al massimo, senza mai avere problemi. Ed ora le notizie. A causa di un attacco terroristico da parte di Avalanche si sono verificati numerosi blackout in tutta Midgar. Fonti ufficiali hanno comunicato che la situazione è sotto controllo e che la corrente verrà ripristinata quanto prima. A sostegno delle affermazioni del presidente Shira si è schierato anche il sindaco Domino, il quale ha fermamente condannato le azioni di Avalanche. Bah, il presidente Shira non fa altro che raccontare balle. Ma non ci si può fidare nemmeno di quelli di Avalancia.
tra l'altro tradotto male, o come si chiamano. Ah no, forse lo chiamava veramente così. Possono girarci intorno quanto gli pare, ma la verità è che sono solo invidiosi di chi vive di sopra. A chi credo io? Ah, è ovvio, no? A me. Me stesso. Io non mentirei mai a me stesso. Questo è poco, ma sicuro. E noi ovviamente possiamo andare in giro a zonzo, come meglio crediamo. La cosa importante da fare è leggere questo manifesto. La tartaruga felice numero 1, questo è stato riportato anche nel remake con il diciamo con l'episodio bonus di Intergrade, dove appunto Yuffie deve recuperare tutti i manifesti della tartaruga felice. E se vi ricordate bene, è praticamente quel locale notturno, ovviamente per maggiorenni, quindi più 18, dove si potevano fare delle cose particolari. Se cerchi ottimi drink e divertimento, fai un salto alla taverna La Tartaruga Felice. E questa era un'informazione in più che si può ottenere ovviamente rovistando in giro per le rovine. Ma la cosa davvero importante, o per meglio dire la piccolezza che bisogna fare all'interno di questa casa, è parlare col bambino dormiente. Così nessuno troverà sopra, sotto, ma... È un riferimento abbastanza palese al cassetto. Apro il cassetto in basso, apro il cassetto in alto, apro il cassetto in basso o apro il cassetto nascosto. Parlando col ragazzino abbiamo ottenuto praticamente l'ubicazione di questo cassetto speciale. Se non avessimo parlato col bambino avremmo potuto aprire soltanto il cassetto in alto e il cassetto in basso. È importante, o per meglio dire, questa è una piccola cosa extra che comunque si può fare, non è obbligatoria. Ve la faccio vedere giusto perché è una cosa che vi posso offrire in più. Apro il cassetto tra i due e ci sono 5 ghill. In questo caso non li prendiamo, perché poi con questi 5 ghill il nostro ragazzino comprerà un oggetto e ci regalerà praticamente nella maniera, cioè nella scena successiva. Ok, fatto questo possiamo uscire. Non c'è nient'altro che effettivamente dobbiamo fare qui dentro, almeno per ora. Possiamo andare semplicemente qui per ovviamente esplorazione e per vedere che qui siamo di fronte comunque al negozio di, diciamo, a un altro negozio in generale, che in questo caso sarebbe il negozio di armi, dove si possono comprare le bande di titanio. La banda di titanio è la stessa arma, o per meglio dire lo stesso equipaggiamento che abbiamo ottenuto poco fa battendo il boss. Infatti ne possediamo una, ma non ne abbiamo nessuna equipaggiata. In questo caso ne compriamo altre 3, in modo tale da averne 4 in totale e poterle equipaggiare a tutti. Si potrebbero comprare anche le granate, che vi ricordo essere molto molto importanti se volete effettuare una speedrun, perché le granate effettuano danni neutrali, quindi senza nessun elemento, a un nemico singolo. E questi danni a un nemico singolo si aggirano sempre attorno ai 200-300 danni, che vi consentono comunque di shottare la maggior parte dei boss iniziali del gioco. Ne servono un totale di circa 70 durante tutta la prima fase del gioco, se si vuole fare una speedrun e si ha la sfiga di missare l'attacco, ma si ha la sfiga di non crittare e quindi magari perdere un pochettino di efficienza durante tutto il combattimento. Piccolezze ovviamente. Detto ciò, siamo arrivati a casa di Aerith. Vediamo già sullo sfondo una cosa importantissima, ovvero una boccetta che contiene un etere fondamentale e la materia altruismo. La materia altruismo sarà importantissima in questa fase del gioco perché innanzitutto spostiamo Aerith davanti, ma sarà importantissima questa materia perché non fa altro che essere la materia cover, ovvero la materia altruismo, ovvero prendere danni, vedete, permette di proteggere gli alleati. Sarà molto importante avere questa materia attiva per il farming che si dovrebbe fare in questa zona di gioco, che io ho già fatto e che appunto vi risparmierò, perché si ha la possibilità di sfruttare il potenziale nascosto di Aerith. Il potenziale nascosto di Aerith sta nella sua limit di livello 2, quindi per sbloccare la limit di livello 2 sarà importante far eliminare nemici ad Aerith e sarà anche importante utilizzare le sue limit. Per utilizzare le limit ovviamente bisogna farsi colpire, perché bisogna ricaricare la barra. In questo caso la materia altruismo ci aiuta,
perché ci permetterà di far colpire Aerith più volte e quindi di conseguenza ripristinare subito la sua barra del limit. Ok? Avete capito cosa ho intenzione di fare? Ok, ve lo spiegherò meglio più tardi. Detto ciò, possiamo andare avanti in questa fase. Esatto, diventa uno Zac parte seconda, esattamente. Mamma, sono tornato. Sono tornata. Lui è Cloud, la mia guardia del corpo. Guardia del corpo? Sono venuti a cercarti di nuovo? Stai bene, non sei ferita, vero? Sto bene, c'era Cloud con me. Grazie, Cloud. Allora, cosa farai adesso? È molto lontano il settore 7? Devo andare al bar di Tifa, il settimo cielo. Tifa è una ragazza? Sì. La tua ragazza? Cioè, proprio lei è sfacciata in una maniera assurda. Cioè, è pazzesco come Aerith sia letteralmente sfacciata nei confronti di Cloud. È un qualcosa di pazzesco. Mi ha sempre messo a disagio una cosa del genere. Perché, cioè, a me piace comunque la ragazza un po' aggressiva che ti fa notare l'interesse. Però così sfacciata, un pochettino mi metto in soggezione. E quindi, cioè io stesso entro in soggezione con Aerith, che già mi fa queste domande così personali. In questo caso, ovviamente, dobbiamo far scendere l'interesse di Aerith. E quindi dobbiamo rispondere già. È vero che aumenteremo i punti di Tifa, ma di conseguenza Tifa parte con un... diciamo che parte con un punteggio più basso. Quindi aumentare Tifa per far scendere Aerith è il compromesso migliore. Bene. Ma... lascia stare. Hai detto il settore 7, giusto? Ti ci porterò io. Non dire sciocchezze, vuoi metterti di nuovo in pericolo? Ci sono abituata. Abituata? E comunque, farmi aiutare da una ragazza... Una ragazza? Che vorresti dire? E ti aspetti che ti dia retta dopo quello che hai appena detto? Femministe, all'attacco! Goliardicamente, si scherza. Mamma, accompagno Cloud a settore 7. Torno più tardi. Ecco, sua mamma scende molto tranquilla. Oh cielo, e va bene. Tanto sarebbe inutile discuterne, non mi ascolteresti. Ma se devi proprio, perché non andate domani? Ormai si è fatto tardi. Sì, hai ragione. Dai, vai a riposare adesso. Ed Aerith va a preparare le stanze per potersi riposare. A questo punto possiamo parlare con la madre. Quella luce nei tuoi occhi. Sei un soldier. Sì, o meglio, lo ero. Ormai fa parte del passato. Non so come dirtelo, ma... Potresti andartene stanotte senza dire nulla ad Aerith? Anche la madre comunque molto... molto diretta, anche lei. Ok. Beh, il modello della mamma è rimasto cuboso, sì, ma non cuboso come quello originale. Cioè, almeno un'apparenza di 3D ce l'ha. E già su questo dobbiamo ringraziare comunque chi ha sviluppato le mod. Almeno hanno delle parvenze umane. Ecco, mettiamola così. Dobbiamo passare per il settore 6 per andare al settore 7. Ma va? È una zona un po' pericolosa, quindi riposati qui stanotte. Ok. Cloud? Buonanotte. E lei fa finta tipo di andarsene. Ok. Sono distrutto. Sei stanco, non è vero? Eh? Un letto come si deve. Ne è passato di tempo, eh? Immagino di sì. Cioè, Cloud sta parlando con se stesso, fondamentalmente. Ma noi non sappiamo ancora chi sia effettivamente questa voce all'interno della sua testa. In realtà sì, lo sappiamo. Da allora... Cielo, quanto sei cresciuto. Scommetto che ci sono un sacco di ragazze che ti ronzano intorno. Insomma, Cloud molto modesto, tra l'altro. Sono preoccupata per te. La città è piena di tentazioni. La tua povera mamma starebbe molto più tranquilla se ti sistemassi con una brava ragazza. Va bene. E poi in realtà sarebbe stato tradotto not interested anche in questo caso.
un po' squall qua, Cloud. In questa fase sembra un po' squall effettivamente. Per te ci vorrebbe una ragazza più grande che si prendesse cura di te. Gocia, sempre cercare la ragazza più grande, assolutamente. La penso come te. Sì, una cosa così sarebbe una così sarebbe perfetta. Not interested, ecco, non sono interessato. Guardate Aerith che nel frattempo è seduta sul letto e non riesce a dormire, talmente eccitata del fatto che comunque debba accompagnare Cloud al settore 6, praticamente non riesce a dormire. Devo essermi addormentato. Passare dal settore 6 per arrivare al settore 7. Ce la farò anche da solo. Ok, cosa da prendere qui? Pozione. E coda di Fenice, no? Quindi Aerith ci ha fatto il pacchetto regalo, tipo, no? E a questo punto dobbiamo uscire. Cosa importante, non dobbiamo fare rumore, perché se facessimo rumore, ovviamente Aerith ci scoprirebbe. Quindi non bisogna correre all'interno, ovviamente, della casa, ma bisogna camminare lentamente, così come sto facendo io. Se ovviamente dovessimo correre, Aerith ci scoprirebbe, ci direbbe di tornare a letto e dovremmo rifare praticamente tutto da capo. Boh, e così siamo usciti di casa. A questo punto andiamo via. E qui abbiamo fatto già praticamente tutto quello che dovevamo fare, per cui possiamo andare indietro. E ta-da! Ce la ritroviamo praticamente davanti, tipo posto di blocco. Vedo che ti sei alzato presto. Qua della testa. Hai detto che sarebbe stato pericoloso, non posso portarti con me. Hai finito? Cioè, Aerith comunque è bella decisa come raga, è bella aggressiva, eh? Nel remake l'hanno fatta un po' più tranquilla in realtà. Se devo fare un confronto tra Final Fantasy VII e remake, qui Aerith è molto più aggressiva nei confronti di Cloud, ma in generale nei confronti di tutti. Anche se poi Alone AB addirittura spacca la testa a un tizio random, però vabbè, lasciamo perdere quando ci sta. Dobbiamo attraversare i bassi fondi del settore 6 per andare al settimo cielo di Tifa. Ti farò da guida io. Avanti, andiamo. Ecco, e qui praticamente Aerith è già partita, proprio diretta. Ovviamente i comandi vocali non ci sono, ragazzi, perché quando faccio le run, che poi pubblicherò comunque su YouTube, i comandi vocali li levo, quindi scusatemi, però voglio una cosa il più pulita possibile. Ecco, a questo punto devo aprire una parentesi. Devo aprire una parentesi perché all'interno di una perfect run, da questo momento comincia il farming matto e disperato. È un farming che comunque darà delle ottime ricompense e darà la possibilità di sviluppare i personaggi in maniera completamente rivoluzionaria. Per quanto riguarda il farming, io l'ho già fatto. Infatti, ecco perché vi ho detto che avremmo parlato dopo di quel salvataggio del gioco 2. Proprio perché io tutto quello che dovevo fare qua l'ho già fatto. Però la strategia, che ovviamente vi voglio spiegare, perché nell'eventualità voi vogliate emulare il mio discorso e ovviamente equipaggiare le bande di titanio a entrambi i nostri personaggi, e la cosa che bisogna fare è a Cloud dare la materia Omni e la materia Cura, ad Aerith bisogna dare la materia Cover. Esatto, ho diversi salvataggi che mi permetteranno di accelerare queste parti di farming che farò io off camera, che ovviamente vi risparmierò in live per, diciamo, per una questione comunque di fruibilità del contenuto. E possiamo darle comunque anche le altre materie, in particolare quella ardente, che è molto importante, e anche quella galvanica, volendo. Mentre invece a Cloud diamo quella glaciale, giusto per avere tutte le materie e permettere comunque di far apprendere e prendere AP alle nostre materie. Quindi ok?
No, non le farò le live di farming, non vi risparmio ovviamente questa cosa. Ve la voglio risparmiare, ragazzi, ve la risparmio, giuro che ve la risparmio. A questo punto, che cosa bisogna fare? Aerith, che possiede la materia di cover, avrà il 25% di possibilità di poter subire un attacco al posto di Cloud. Ed è molto importante questa cosa, perché subendo gli attacchi e mettendola in prima fila, la sua barra del limit si ricaricherà molto più in fretta. Ora, se vi faccio vedere come bisogna fare questa strategia, bisogna aspettare di trovare i quattro vermicelli che si possono trovare in quest'area di gioco. La Hell House ve la sconsiglio, eccola, infatti a me è spuntata la Hell House. Ve la sconsiglio perché la Hell House è vero che fa tanti danni, ma è un nemico singolo. E quindi se volete accelerare il processo di farming dove uccidete i nemici e utilizzate le ulti, è molto più conveniente trovare il gruppo da 4 di vermiciattoli che si possono trovare all'interno di quest'area. E adesso vi faccio vedere in che cosa consiste il farming che vi sto dicendo io. Giusto per farvi vedere la tecnica. Così se la volete emulare potete farlo tranquillamente anche voi stessi. Nuovamente la Hell House, però è che palle. La Hell House ha una percentuale di spawn molto più alta rispetto al gruppo di nemici, quindi è normale che potreste comunque perdere un po' di tempo per trovare i nemici giusti. È importante trovare i nemici giusti per un fattore di kill e per un fattore anche di farming. Ecco, in questo momento potete notare come la barra di Aerith, guardate quanto aumenta ogni volta che subisce un attacco. Vedete? Aerith si mette praticamente davanti a Cloud e subisce i danni. Il ruolo di Cloud in questo caso sarà solo quello di curare. Quindi se Aerith perde troppa vita, noi la dobbiamo curare. È vero che praticamente la limit di Aerith, la prima limit di Aerith, è vento guaritore. Quindi se abbiamo la possibilità di curarci in fretta, non sprecheremo neanche tante risorse. Vedete? Abbiamo la possibilità praticamente di ripristinare gli HP. Anche Cloud ha preso il limite ed è buono perché con raggio squarciante possiamo iniziare ad apprendere il secondo step della limit. Perché vi ricordo che i primi livelli si ottengono utilizzando tot volte le limit, mentre invece i secondi livelli di limit si ottengono eliminando nemici. Cioè il vostro personaggio deve eliminare più nemici contemporaneamente, o per meglio dire deve eliminare più nemici durante, diciamo, tutta la fase di gioco. In questo caso ovviamente Aerith, diciamo, è ottima perché comunque ci permette di curarci e ci permette di far accumulare la barra sia per l'uno che per l'altro. Ora in questo caso Aerith sta un po' rischiando effettivamente, quindi facciamo un'energia. Ecco, non vorrei che crepi. E poi rifacciamo la limit, ok? Rifacendo la limit più volte con Aerith, anche all'interno dello stesso combattimento, possiamo già sbloccare subito il suo livello 2. Sbloccare il suo livello 2 è importante, non solo per una questione di praticità, ma perché il livello 2 di Aerith consente di sbloccare Fury Brand. La limit di Aerith Fury Brand è pazzesca. E sapete perché è pazzesca? Perché permette di ricaricare istantaneamente le limit dei nostri alleati. E questo sapete che vuol dire? Ovvero un farming assurdo di tutti i livelli delle nostre limit. Ed è esattamente questo quello che io andrò a fare con i nostri personaggi. Infatti, ora che vi ho fatto vedere qual è la strategia per poter farmare le limit, ovviamente vi ricordo che dovete sconfiggere i nemici. Nel momento in cui voi scappate, perdete i progressi che avete fatto, ok? Quindi è fondamentale avere la possibilità di scappare. Cioè, dovete concludere la battaglia senza scappare. Io sono scappato, ma perché c'è un motivo. Voi invece non dovete scappare, ok? A questo punto, dato che io vi ho detto che... Allora, eccoci qua. Eccoci qua.
Dovremmo esserci nuovamente online. Comunque ho scoperto qual era stata la magagna. Sono stato tacchino io in questo caso. Perché non ho messo OBS in modalità amministratore. E quindi di conseguenza mi entra in conflitto con la mod di Final Fantasy VII. Quindi colpa mia in questo caso. Perché devo far partire OBS come amministratore. Facendolo partire dalla shortcut non mi parte come amministratore. Quindi diciamo che il problema per la prossima volta è risolto. Ok? Così, giusto per darvi questa notizia. Come potete vedere, io qui ho già un altro salvataggio. Salvataggio che permette di avere Cloud a livello 12. A livello 18, scusatemi. Ed Aerith a livello 15. Però guardate il livello delle limit. Guardate il livello delle limit. I kill sono aumentati in maniera sproporzionata. Le ore, ovviamente, sono aumentate anche esse a livello sproporzionato. Ma la cosa più importante è vedere il livello delle limit. Cloud ha completato le limit. Perché la quarta limit si sblocca tra un bel po' di tempo, ma veramente tra un bel po' di tempo. Quindi non c'è assolutamente problema di rushare. Ma Cloud ha già tutte le limit pronte. Mentre invece Aerith ha rispettivamente imparato il livello 1, ha completato il livello 1 e ha anche completato il livello 2. La limit fondamentale da sbloccare con Aerith per un buon farming delle limit di tutti i personaggi da questo momento in poi sarà questa. Marchio dell'Ira. Una volta presa Marchio dell'Ira, Aerith diventerà una bestia. Letteralmente una bestia. Marchio dell'Ira, esatto, fondamentalmente è la sua ex, ovvero Fury Brand in inglese, o comunque l'attacco tradotto è Fury Brand. Fury Brand è lo stesso concetto che è stato riportato poi successivamente su Final Fantasy VIII, con il discorso di Aura, ovvero la possibilità di poter spammare le limit senza una condizione ben precisa. Infatti, se leggete la descrizione di questa limit, che cosa ci dice? Riempie la barra limite degli altri alleati. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che Aerith, nel momento in cui ha la sua limit carica, potrà caricare istantaneamente tutte le altre limit. È una cosa fuori di testa. Soprattutto perché i livelli 3 delle varie limit ci stanno un botto per caricarsi. Vi ricordo che per riempire la barra del limit bisogna subire tot HP di danno, che vanno in percentuale. Quindi bisogna subire all'inizio addirittura il 50-60%, poi si arriverà all'80%. Addirittura in futuro, per la limit di livello 4, bisognerà subire il 120% dei danni. Quindi vuol dire che noi dovremo comunque subire più danni di quanti in realtà ne possiamo contenere per caricare le limit. E questa è una cosa importantissima, perché giustamente tramite il marchio dell'Ira però avremo la possibilità di poter apprendere tutti i livelli di limit per i nostri personaggi. Ed è la stessa identica cosa che farò poi alla fine di questa live, arrivati nella parte ovviamente decisiva, dove staccherò e dove comincerò il farming per conto mio, per poi rivederci la prossima settimana. Detto questo, e avendo fatto tutto il farming necessario per progredire nella storia, possiamo andare avanti. Le limit di livello 3 di Aerith le recupererò nella seconda parte di farming. Dato che nella seconda parte di farming non ci sarà soltanto Aerith, ma tornerà anche Tifa imparerà tutte le limit. E dove? Al cimitero dei treni. Il cimitero dei treni è uno dei luoghi più belli
per quanto riguarda una perfect run, perché è pieno di segreti, è pieno di trucchi che non vedo l'ora di potervi spiegare. Veramente non vedo l'ora di potervi spiegare. Ma per il momento andiamo avanti, dobbiamo andare avanti con la trama. Quindi attraversiamo tutta, ovviamente tutta la facciata, attraversiamo tutto il luogo. E adesso vi faccio vedere il risultato praticamente del mio training, il risultato del mio farming con praticamente Cloud ed Aerith, che sono delle bestie. Proprio letteralmente sono delle bestie. Sia dal punto di vista magico e anche dal punto di vista fisico, ovviamente, perché il punto di vista fisico conta. Guardate Aerith che leva 129, Cloud che leva sempre oltre i 100, questo anche grazie al farming che abbiamo fatto, ma ovviamente le cose cambieranno ben presto. Vi posso assicurare che le cose cambieranno ben presto. Allora, proseguiamo avanti con la trama, perché qui adesso possiamo letteralmente proseguire. Il cancello per il settore 7 si trova là in fondo. Capito. Beh, immagino che ci separiamo qui. Ce la farei a tornare indietro da sola? Che faresti se ti dicessi: oh no, non ce la farò mai? Ecco, qui praticamente la risposta è un altro dialogo che influenzerà il rapporto che ho con Aerith. In questo caso, se gli dicessi di andare al settore 7 insieme, aumenterebbe l'affinità, per cui l'accompagno a casa. Non sarebbe una cosa un po' sciocca? Sì, immagino di sì. Facciamo una pausa? Ecco, sì, dobbiamo fare una pausa. Va bene, facciamo una pausa. Come vuole lei, signorina. Quanti ricordi. Non riesco a credere che sia ancora qui. Questo ovviamente sono tutti riferimenti a vecchi capitoli o comunque capitoli di intermezzo che si accavallano con questo Final Fantasy VII. Cloud, vieni qua su. E poi Aerith è un po'... cioè, mi verrebbe da dire un aggettivo forse non troppo carino. Però sta portando Cloud praticamente nello stesso posto in cui... Vabbè, lasciamo stare. Che classe eri tu? Classe? La tua classe nei Soldier? Ah, io ero... prima classe. C'è stato un piccolo cortocircuito. La stessa. La stessa di chi? Del mio primo amore. L'hanno tradotta del mio primo amore. Solitamente veniva tradotto del mio primo ragazzo. Addirittura. Invece qua questa traduzione l'ha cambiata nel mio primo amore. È probabilmente la traduzione più corretta, effettivamente. Stavate insieme? Non proprio, però mi piaceva. Tra l'altro, se notate, la mod che ho inserito mette anche dei suoni in sottofondo, tipo suoni di cantiere, suoni di lavori che si fanno all'interno di queste zone. Cioè, fighissima. Cioè, fighissima la realisticità con la quale ovviamente è stata implementata questa mod. Non proprio, però mi piaceva. Forse lo conosco. Come si chiama? Ormai non ha più importanza. Aia. Scaricato proprio così, diretto. Ma quella non è... Tifa? La ragazza in quella carrozza era Tifa? Secondo te dove stava andando? E poi... era vestita in modo strano. Oppelala! Aspetta! Vado da solo! Torno indietro! Quella è partita già, proprio... sta correndo tipo... così. Ok, e a questo punto entriamo nella parte più bella del remake, perché questa secondo me era la parte più bella... Ciao Kairi, era la parte più bella del remake in assoluto, ovvero il Wall Market.
Welcome to the Wall Market, una delle zone più belle che io abbia mai esplorato nel remake. Che qui comunque nel Final Fantasy classico devo dire essere abbastanza abbastanza figa in realtà, però nel remake secondo me l'hanno resa stupenda. Cioè nel remake la parte del Wall Market probabilmente è la mia parte preferita, almeno ora lo posso dire senza dubbio. Questo posto è pericoloso, specialmente per una ragazza. Dobbiamo trovare Tifa in fretta, disse lei che se ne andò così, totalmente a caso. La prima cosa da sottolineare è il fatto che se noi, ovviamente, volessimo tornare indietro, lo possiamo fare. Quindi diciamo che il farming che ho fatto io, o per meglio dire, se io voglio andare, diciamo, in questa zona, vedete? Cioè, noi possiamo tecnicamente tornare indietro. Almeno fino a questa zona ci possiamo tornare sicuro. E come potete vedere, se voleste in un qualche modo farmare, lo potete fare, ok? Io ho farmato prima semplicemente per una questione di semplificazione della trama, perché così posso concentrarmi direttamente su Wall Market senza dover fare avanti e indietro. Perché altrimenti la cosa più logica tecnicamente da fare sarebbe andare al negozio d'armi, comprare la staffa per Aerith e poi andare a farmare. Non ne ho avuto bisogno, perché sinceramente non ce n'è bisogno. Si può farmare tranquillamente anche senza, per cui possiamo dedicarci tranquillamente alla risoluzione della trama. La prima cosa da fare ovviamente verrebbe da esplorare praticamente, cioè la prima volta che tu giochi a Final Fantasy VII e ti ritrovi una zona con tutte ste porte rosse, è proprio quella da dire: oh mio Dio, io qua adesso mi perdo, posso andare davvero ovunque e mi perdo. Mentre in realtà ci sono delle cose specifiche e ci sono delle cose precise da dover fare per essere, diciamo, perfetti, tra virgolette. Ovviamente, come potete vedere, qui ci sono diversi negozi che si possono sfruttare. E praticamente quello più importante sarà questo, ovvero il machine gun, dove, per chi ovviamente non l'avesse capito, è il negozio d'armi. Quindi qui tecnicamente cosa si potrebbe fare? Comprare l'asta di Mithril, per quanto riguarda ovviamente la nostra Aerith, e poi dedicarsi al farming. Se volete farlo in una maniera più semplice, ok? Però potete farlo anche prima, cioè non c'è bisogno di essere così maniacali in questo, ok? Noi ovviamente la compreremo, perché dobbiamo avere tutte le armi del gioco per essere completi nella maniera più corretta possibile per quanto riguarda una perfect run. Nocche metalliche che compriamo per Tifa, il fucile d'assalto lo possediamo già, e poi addirittura abbiamo le bande di titanio che sono quelle che già possediamo, e addirittura il bracciale di Mithril. Bracciale di Mithril, e ne compriamo 4. Ciao Michael. La cosa più importante da fare in questo caso è equipaggiare effettivamente il bracciale di Mithril. Bracciale di Mithril che non solo migliora le statistiche, ma permette di avere anche due materie collegate. I collegamenti con le materie sono fondamentali per lo sviluppo delle materie, ma soprattutto per le combo che si possono fare con le materie. Asta di Mithril è anche per lei, in questo caso, il bracciale di Mithril. Ora, come potete vedere, abbiamo diversi slot addirittura con i collegamenti. Questa è una cosa molto importante che ci servirà in futuro. Per il momento lasciamola così, e dopo vi spiegherò anche perché saranno importanti avere i collegamenti con le materie, anche se già un qualche cosa lo potete intuire. Allora, una volta andati al negozio di armi, iniziamo a districarci all'interno del Wall Market, che ovviamente, come interpretato qui su Final Fantasy VII, è uno dei luoghi più caotici che si possa avere nella prima parte di Final Fantasy VII. Bisogna fare determinati passaggi e bisogna fare determinate cose per essere perfetti, e ovviamente ve le dirò tutte. Cominciamo col parlare con il tizio che troviamo qui. Non riesco proprio a decidermi. Di cosa sto parlando? Non farmelo dire ad alta voce. Parlo del locale qui in fondo. Quale locale qui in fondo?
Esatto. Un locale che sembra essere particolare, con queste luci soffuse, questi cuori, queste api che ballonzolano, non lo so. Vediamo che cosa ci porta in questo luogo. Per prima cosa troviamo qui una vecchia conoscenza. Troviamo qui una vecchia conoscenza. Niente poco di meno che Johnny, ovvero il ragazzo che avevamo incontrato nel settore 7. Bellissimo richiamo al fatto che alcuni personaggi abbiano dei nomi propri e quindi sono stati caratterizzati per essere parte integrante della storia, ok? Cielo, entrare o non entrare? Ah, so essere così poetico in momenti come questi. Basta, mi arrendo. Oh, cosa? Anche tu qui? Ecco, e qui ovviamente rispondiamo, non mettermi al tuo livello. Ecco, vedi, ci ho pensato e ripensato, e ho deciso che questo posto sarebbe stato il mio ultimo ricordo di Midgar. Ma quello laggiù mi spaventa. Ovviamente, per quello laggiù, si riferisce a questo. E sta prendendo a calci praticamente le insegne. Ehi, idiota, che diavolo vuoi? Non vedi che sono occupato? Sparisci, o saranno dolori. Vedete, e mi prende a calci anche a me, tra l'altro. E mi ha preso letteralmente a calci. Non funzionerà mai, non arriverò da nessuna parte così. Non con questo lavoro e questo stipendio. È fuori dalla mia portata. Questo è un soldato, tra l'altro. Cioè, un soldato che vuole entrare in questo locale. Il dolce miele... No, il dolce miele l'hanno tradotto. Perché il nome del locale l'avete tradotto? Il dolce miele. Questa non la sapevo, ragazzi. Non pensavo avessero tradotto anche il dolce miele. Il nome originale è Honeybee. Quindi miele e ape, no? Honeybee. Però che l'avessero tradotto dolce miele non pensavo. Vabbè. Non lo leggerò dolce miele. Palesemente non lo leggerò dolce miele. L'Honeybee è un club riservato. Sono spiacente, ma devi andartene. E parliamo con questo tizio, infine. Benvenuto! Anche un perdente come te può incontrare la ragazza dei propri sogni qui, all'Honeybee. Sei in cerca di una ragazza? Ecco, e qui otteniamo le prime informazioni. Ehi, sei ben informato. Tifa è la nostra ultima arrivata. Ma ti dice male, sta facendo un colloquio al momento. Qui all'Honeybee è tradizione che tutte le nuove ragazze facciano prima visita alla villa di Don Corneo. Don Corneo è un famoso scapolone ed anche un gran donnaiolo. Ma ora ha deciso di sistemarsi ed è in cerca di una moglie. Tan tan, lampadina. Quindi dobbiamo andare a cercare questo Don Corneo o Don Corneo. C'è sempre stata una diatriba sul fatto del pronunciare Corneo o Corneo. Tecnicamente il nome dovrebbe fare riferimento alla, alla cornea, ovvero all'occhio. Perché? Perché giustamente lui aveva buon occhio per le ragazze, quindi tecnicamente noi dovremmo chiamarlo Corneo e non Corneo. Però vabbè, alla fine si può chiamare in un modo o nell'altro. Non è importante questo. A questo punto andiamo alla villa del Don per cercare di avere informazioni per quanto riguarda Tifa. Voilà. A questo punto parliamo col tizio. Questa è la residenza di Don Corneo, l'uomo più potente... Vabbè, chiamiamolo Corneo per convenzione comune, dai. Questa è la residenza di Don Corneo, l'uomo più potente del mercato murato. Stammi a sentire, al Don non piacciono gli uomini, quindi... Oh, mica male la ragazza con te. Ehi, perché tu non entri e vai a conoscere il Don? Ecco, quella scappa subito, palesemente. Ah, e così questa è la villa del Don. Andrò a dare un'occhiata. Dirò a Tifa che ti trovi qui. No! Perché no? Questo posto... lo sai, no? Allora cosa vorresti fare? Entrare con me? Sono un uomo io. Se irrompessi là dentro, alzeremo un gran polverone.
Ecco, già Aerith parte con la risata malvagia. D'altro canto, non posso nemmeno lasciare che tu vada da sola. Però... prima dovremmo assicurarci che Tifa stia bene. Ecco, quella se la sta sghignazzando in una maniera allucinante. Chi hai da ridere, Aerith? Cloud, perché non ti travesti da donna? È l'unico modo, mi dispiace. Che cosa? Puoi aspettare un attimo? Vado a chiamare una mia amica carina. Aerith, non funzionerà mai. Sei preoccupato per Tifa, no? Forza allora, dobbiamo sbrigarci. Ed ecco che qui parte... parte praticamente una delle side quest, o per meglio dire, una delle quest, perché fondamentalmente fa parte della trama principale del gioco, più divertente / imbarazzante della storia dei videogiochi, probabilmente. A questo punto la cosa più conveniente da fare, se non l'avete ancora fatto, è andare a comprare le armi. Io ovviamente le armi le ho già comprate per risparmiare uno step. Quindi la cosa che dobbiamo andare a fare adesso è iniziare ad esplorare la zona. Iniziamo ad esplorare la zona perché è importante capire effettivamente cosa dobbiamo fare. Quindi qui abbiamo un ristorante, ok? Un ristorante / una locanda, chiamatela come volete. Qui abbiamo il negozio di armi. Quindi cerchiamo di fare una mappa mentale per capire dove dobbiamo andare e il perché dobbiamo andare in queste zone. Poi, qui abbiamo una palestra, almeno quella che sembra essere una palestra, e poi nel momento in cui ci entriamo effettivamente è una palestra. Tra l'altro, piccola curiosità, il kanji che c'è scritto sopra significa uomo. Quindi noi tecnicamente stiamo leggendo là sopra l'insegna uomo, uomo, uomo. Così, giusto per piccole curiosità che vi do, piccole perle che vi do all'interno di questa run. Successivamente scendiamo e abbiamo un altro locale, che questo non sappiamo effettivamente che cosa sia, quindi possiamo entrare. E questo già sembra essere un negozio di vestiti, quindi interessante. Poi... qui abbiamo la possibilità di poter entrare. Tra l'altro, nel momento in cui entriamo, possiamo notare... ecco, benvenuto, si sieda pure dove preferisce. Ecco, e qui invece noi per il momento non dobbiamo andare, quindi usciamo. Poi, qui cosa c'è? Un'altra zona dove non abbiamo praticamente nulla da vedere. Sembra un bazar, sembra una sorta di emporio, quasi. E poi qui sotto abbiamo una farmacia, che tra l'altro è intuibile del fatto che il tappeto sia una pillola, e poi il kanji, che c'è scritto invece là sopra, significa medicina. Quindi il fatto che noi leggiamo medicina ci sta ad indicare il fatto che quella è una farmacia. Qui abbiamo palesemente l'insegna item, quindi negozio oggetti, e qui invece abbiamo la locanda. Quindi questa qua sarà praticamente la locanda. Perfetto. E poi abbiamo l'Honey Bee da quel lato e uscire dalla città dall'altro. Una volta fatto questo, ovviamente andiamo prima di tutto al negozio di vestiti. E sblocchiamo il dialogo con il figlio. Mi scusi, vorrei un vestito per favore. Ci vorrà un po' di tempo, le va bene lo stesso? Qual è il problema? Ecco, mio padre è un po' in crisi ultimamente, ed è lui il sarto. E dov'è suo padre ora? Probabilmente sarà al bar ad ubriacarsi. Quindi sta dicendo che senza suo padre lei non può farmi il vestito? Temo che sia così. Siamo in una situazione difficile. Ah? Eh? Un momento, signorina. E se mi aiutasse a riportarlo qui? Perché no? In fondo, se non faccio nulla, non avrò il mio vestito, giusto? Veramente? Sarebbe fantastico se riuscisse a convincere quel vecchio pazzo. Io non so più che fare con lui. D'accordo, d'accordo. Farò del mio meglio. Andiamo, Cloud. Ok. Quindi che cosa sappiamo? Che il padre è andato al bar. E noi già sappiamo benissimo dove è il bar. Perché grazie all'esplorazione che abbiamo fatto prima, sappiamo dove si trova il bar. Quindi saliamo. E dirigiamoci verso il bar. Il bar ovviamente ha tante piccole sottotrame da dover ovviamente leggere tra le righe. La prima in particolare è questa. Un tizio che praticamente si sta pisciando / cagando addosso, fondamentalmente.
Ehi, ti prego, fai qualcosa. C'è una tipa chiusa in bagno da un pezzo ormai. Io non ce la faccio più. E qui, ovviamente, la porta, ecco. Vedete la donna che praticamente sta vomitando. Oh, che stai facendo? Non aprire, dannazione! Ok, e quindi abbiamo capito che c'è una donna che sta vomitando e che quindi sta male. Per quanto riguarda il punteggio massimo di Cloud, che sarà lo stesso punteggio che otterremo per permettere a Don Corneo di far scegliere Cloud. Allora, qui parliamo. Esatto. Ok. Allora, lo farà? Sì, come lo vorresti. Allora, qualcosa di soffice, che tecnicamente dovrebbe essere morbido, tradotto originariamente, e che risplenda. Perfetto. A questo punto possiamo tornare indietro. Torniamo indietro perché, se avete fatto le scelte giuste, e non come le ho fatte prima io, dovremmo ottenere il vestito di seta. Ok. Oh, veste di seta, perfetto. La veste di seta, come vi stavo dicendo prima, è l'abito migliore per fare colpo su Corneo, perché il vestito di seta, in confronto a quello di raso che abbiamo ottenuto prima, darà 5 punti, che è il massimo per ogni oggetto. Ok, a questo punto proviamo l'abito. Come si indossa questo coso? Wow, che diavolo fai? Ancora non va bene. Una parrucca, ecco cosa manca. Già, immaginavo sarebbe servita. Quindi ho parlato con un mio amico. Conoscete la palestra con la scritta uomo, uomo, uomo di fuori? Che tra l'altro questa è una cosa che hanno aggiunto perché non mi ricordo. Cioè non mi ricordavo avessero messo appunto questa frase. Troverete un sacco di persone con il suo stesso hobby là dentro. Provate a parlare con loro. E forse era maschio, maschio, maschio che avevano messo, una cosa del genere. Con lo stesso hobby? Aerith, che cosa hai raccontato a quel tipo? Tra l'altro, ragazzi, notate che Final Fantasy VII è un gioco che è uscito prima degli anni 2000. Stiamo parlando il periodo che passa comunque dal anni 96, 97, 98. Che sono comunque quegli anni dove praticamente il tema dell'omosessualità, o in generale il tema dei gusti sessuali, non era come oggi. Cioè adesso il politicamente corretto e tutte le battaglie che ci sono state hanno portato a quasi una sorta di leggerezza nei confronti del trascorso per quanto riguarda l'omosessualità. Ma a quei tempi, comunque, in generale, già parlare degli anni 90 di omosessualità era molto più pesante rispetto adesso, anche perché eravamo nello stesso periodo in cui è praticamente scoppiato il boom dei casi dell'AIDS, dove praticamente è stata scoperta, che anche se già è stata scoperta tanti anni prima, ma dove praticamente ormai anche la malattia dell'AIDS era diversa rispetto a come praticamente veniva trattata un tempo. Anche perché, per chi non lo sapesse, l'AIDS fondamentalmente veniva attribuita soltanto praticamente agli omosessuali. Quindi abbiamo il periodo storico che passa precedentemente dagli anni 80, dove si aveva il maggiore boom di contagi e soprattutto si aveva il maggiore tasso di di colpevolizzazione quasi nei confronti degli omosessuali, fino ad arrivare praticamente agli anni 90, dove già questa cosa si era sgrezzata o comunque si era un attimo anche ridimensionata nell'universo, ma che comunque aveva dei particolari insediamenti, chiamiamoli così, di quelli che erano convinti che effettivamente gli omosessuali avevano in un modo o nell'altro diffuso la malattia dell'AIDS e che quindi anche nelle ripercussioni delle coppie etero si aveva la possibilità poi di aver mischiato il tutto, perché poi c'era chi non era omosessuale e non lo dichiarava, eccetera eccetera, e quindi
si è venuto a creare un piccolo polpettone di idee e anche cose che non c'entrano assolutamente nulla. Ma ovviamente il fatto di trattare un argomento del genere all'interno di un gioco come quello di Final Fantasy è comunque una grande responsabilità da parte soprattutto di Square Enix, soprattutto in questi anni, dove comunque non era più un tabù, ma si aveva sempre il timore di essere giudicati e si aveva sempre il timore di uscire allo scoperto, soprattutto in tematiche profonde come questa. E qui invece viene trattata in maniera anche un po' scherzosa, anche in maniera quasi leggera, no? Ed è divertente se ci pensiamo ai giorni di adesso, ai giorni d'oggi, dove ormai si fa quasi una condanna al contrario, se vogliamo dirla tutta. Che importa? Siamo riusciti ad ottenere il vestito che ci serviva. Sì, ok, a posto. E adesso possiamo uscire. A questo punto la cosa da fare è andare appunto nella palestra. Quindi andare praticamente a prendere questa parrucca dagli amici del nostro Sarto. Eccoci qua. Dobbiamo parlare esattamente con questa persona, che sembra essere in tutto e per tutto una donna. Sei tu quello che vuole diventare carino? Carino? Esatto. Ma ci serve una parrucca. Sì, ho saputo, ma dovrai guadagnartela. Fratellone, dovrà dimostrare di esserne degno prima. Esatto. Fratellone, tra l'altro. E dovrai dimostrarlo in una sfida contro di noi. Proprio così. Ti sfidiamo a chi fa più piegamenti sulle gambe. Vedrai, ti butteremo fuori da questa palestra. Un attimo, tu saresti un uomo... Cloud! Eh? Cosa? Qui semplicemente tutti mi chiamano fratellone. Comunque, non ha importanza. Cioè, Cloud stava palesemente dicendo, ma tu sei un uomo? Ed Aerith l'ha bloccato, no? Ha evitato questa figura, diciamo, in generale. Forza, vieni qui. Ecco qua. Ti spiegherò le regole. Dalla posizione di partenza premi, ecco, cambia per piegarti, poi annulla per rialzarti e infine conferma per tornare nella posizione di partenza. Ora, tecnicamente, se i tasti non sono cambiati, la combinazione dovrebbe essere quadrato, X e cerchio. Ora, non so se io ho cambiato effettivamente X con cerchio, me la valuta con quadrato, cerchio e X. Boh, io proverò la prima combinazione, la seconda vedremo. Tra l'altro, esatto, i piegamenti sulle gambe sono fondamentalmente il marchio di fabbrica di Zack. Se vi ricordate bene, chi ha giocato Crisis Core o in generale ha avuto la possibilità di vedere Zack in giro per il mondo di Final Fantasy o in giro il mondo dei videogiochi RPG in generale, saprà che Zack era famosissimo per riscaldarsi e per fare i famosissimi piegamenti sulle gambe. Quindi anche questa è una piccola citazione a quello che abbiamo già visto per quanto riguarda su Crisis Core e anche i capitoli di Final Fantasy. Insomma, devi premere cambia nulla e conferma, in quest'ordine. Hai afferrato? Sì. Allora, se riuscirai a fare più piegamenti di lui in 30 secondi, ti darò la parrucca. Non perderò. La parrucca del fratellone sarà mia. Anche a baia. Comunque, non mi sembra corretto farti gareggiare direttamente. Perché non fai un po' di pratica? Sì, giusto come riscaldamento. Ecco, fammi vedere se la combinazione è esatta. Ecco, no, ok, devo farla al contrario. Ok, devo farlo al contrario, perché ho cambiato giustamente i tasti di annulla con i tasti di conferma, quindi non me la dà come configurazione classica, ma me la dà come configurazione più, diciamo, come la configurazione nuova. Ok, ok, quindi devo fare quadrato, cerchio e X, e non quadrato, X e cerchio. Ok, sei riuscito a fare 14 piegamenti. Vabbè, ora si fa sul serio, via! Tra l'altro, la cosa importante è avere un buon ritmo. Perché? Perché praticamente bisognerà far completare la sequenza, cioè bisogna far completare il movimento a Cloud. Ecco, se non si fa nella maniera corretta, praticamente si perderà tempo e mannaggia alla pupazza. Queste animazioni con questa skin ovviamente mi viene più difficile. È vero che lui è uno scarsone, però... Ecco, lui ha fatto 12 piegamenti e tu 17. Quindi la cosa importante è quella di vincere a prima botta.
se vinciamo a prima botta otteniamo la parrucca bionda, e la parrucca bionda praticamente ci consente di ottenere 5 punti in più. Però sei davvero in gamba? Bene, come promesso, ecco a te. Ora dovrebbe darmi la parrucca bionda, giusto? Ok, hai ottenuto la rarità parrucca bionda. La parrucca bionda, così come il vestito di seta, ci permette di guadagnare altri 5 punti in più. Oh, fratellone, non è giusto! Boom! Sta zitto! Smettila di piagnucolare solo perché hai perso. Ciao, Ruben! Che pugno d'acciaio, fratellone! L'ho sentito fin nelle ossa! Ok, e ora abbiamo scoperto che il fratellone picchia praticamente come Tifa. Bene, una volta ottenuto una volta ottenuta la parrucca bionda, potremmo effettivamente già andare da Don Corneo, perché una volta che noi abbiamo ottenuto il vestito e la parrucca, abbiamo, diciamo, l'equipaggiamento necessario per andare da Don Corneo. Ma come vi ho detto prima, bisogna essere perfezionisti, per cui per essere perfezionisti bisogna ottenere altro equipaggiamento da poter effettivamente sfoggiare nei confronti di Don Corneo. La prima cosa da fare, una volta ottenuta la parrucca e il vestito, è andare al negozio di materie, che ovviamente è l'emporio, il bazar, chiamiamolo così, ok? E parlare con questo tizio, che fino a poco tempo fa non ci avrebbe parlato. Invece adesso, sbloccando il fattore addizionale della quest, ci parlerà. Ehi amico, hai un minuto? Devo parlarti. Da uomo a uomo, si può fare? Ok, sentiamo. Grazie. Davvero? Grazie. Scusa, potresti allontanarti un momento? Ecco, Aerith indispettita malamente. Perché? Aerith. Uffa. Scusa. Allora, il punto è questo. Hai visto il distributore automatico nella locanda? Beh, muoio dalla voglia di sapere che prodotti vende. Ma da quanto ho sentito in giro, non è il caso di chiederlo ad una ragazza. Mi capisci? Perché non vado io? Ecco, a dirla tutta, ho litigato col proprietario, quindi sarebbe imbarazzante tornarci. Avanti, lo faresti tu per me? Va bene. Grande, grazie mille, conto su di te. Avete finito? Ecco. E ora, la cosa che dobbiamo fare è andare alla locanda. Quindi, andiamo alla locanda, che si trova esattamente qui sotto. Ecco, ehi, voi due, perché non fate un salto qui da noi? Abbiamo dei letti fantastici, doveste provarli. Wink, wink, con l'occhiolino. Ok, benvenuti, una stanza costa 10 gil a notte. Va bene, restiamo. Oh, deve essere questo. E adesso dobbiamo decidere quale ovviamente comprare. Ovviamente al nostro interessato che cosa interessa? Quello da 200 gil, quindi il più costoso. Sì, fondamentalmente stiamo parlando di preservativi, ragazzi. Fondamentalmente, sì. Il riferimento è abbastanza esplicito. Però, la locanda, ragazzo e ragazza. Grazie mille, tornate a trovarci. Ok, siamo usciti e ritorniamo dal nostro amichetto a consegnare l'oggetto in questione. Eccomi. Fantastico. Ecco, lei se ne va, perché giustamente se ne deve andare. Uffa! Allora, che c'era lì dentro? Una bevanda stimolante, Quel bastardo ha tra le mani un vero affare, ma ora gli faccio vedere io. Vabbè, qui è camuffato da bevanda stimolante, ma va bene. Il riferimento era diverso, però giustamente abbiamo dovuto cambiare in corso d'opera perché... Grazie amico, mi sento più motivato ora. Tieni, prendi questo. Prende un oggetto e ci dà la tiara di diamanti. La tiara di diamanti è un altro oggetto che ci consente di ottenere altri 5 punti, ok? Quindi è molto importante avere la possibilità di ottenere questi altri 5 punti. Perfetto. A questo punto usciamo e parliamo con questo tizio. A chi entra ora diamo un buono della farmacia in omaggio. Quindi entriamo. Benvenuto, si sieda pure dove preferisce. Beh, ovviamente c'è solo un posto, quindi
Gnam, Glub. Ok, sediamoci. Ok, mi siedo. Cosa prende? Diciamo che la scelta del cibo è irrilevante. Potete prendere quello che volete. La cosa importante è la risposta che darete dopo al cuoco. In questo caso, piatto del giorno. Pagamento in anticipo, sono 70 kill. Ovviamente noi ce l'abbiamo, senza nessun problema. La ringrazio, aspetti solo un momento. Tra l'altro, la cosa bella da notare è che il piatto cambia in base a quello che ordinate. Quindi se voi ordinereste in generale il sashimi, che poi in realtà non era sashimi, ma nella versione originale, se non sbaglio, era addirittura sushi, quindi voi potete ordinare addirittura il sushi. E loro vi fanno vedere praticamente proprio le porzioni di sushi. Cioè, è fighissima sta cosa. A questo punto mangiamo. E facciamo... Non era male. Grazie mille, questo è un buono della farmacia. Può scambiarlo con un oggetto alla farmacia qui accanto. Quel buono era l'ultimo, quindi questa promozione è terminata. Torni per partecipare alla nostra prossima promozione. Ok. Ora, se vi ricordate bene, il buono della farmacia noi lo possiamo utilizzare per comprare qualcosa per qualcuno che stava male. Allora, salviamo prima che vengano tradotte anche qua le cose a cazzo e mi secco a rifare tutto. Anche se non credo sia stato tradotto in maniera diversa, anche perché non puoi tradurlo in maniera diversa. E andiamo nella farmacia. Parliamo col tizio. Ah, se ti serve qualcosa chiedi pure. Oh, hai un buono. Allora scegli un omaggio tra questi. Disinfettante, deodorante, digestivo. Oh, almeno qui sono stati tradotti correttamente. In questo caso la cosa che ci serve a noi ovviamente è il digestivo. Ecco a te. Hai ottenuto la rarità digestivo. Ovviamente vi ricordate la donna che praticamente si trovava in bagno all'interno del ristorante e che vomitava e che stava male. Quindi adesso che abbiamo il digestivo possiamo aiutarla e quindi possiamo permetterle di riprendere un attimo di fiato, no? E aiutare anche il povero tizio che si sta letteralmente cagando addosso da mezz'ora. Eh? Che stai facendo? Non aprire, dannazione. Che diavolo vuoi? Ecco. Tieni, prova con questo. Eh? Sul serio? Grazie mille, davvero. Oh, ora va meglio. Tieni, e grazie ancora. Abbiamo ottenuto un'ennesima rarità, ovvero la colonia sexy. Anche la colonia sexy praticamente ci darà altri 5 punti. Quindi in totale siamo già arrivati a 20 punti complessivi per Cloud. Siamo praticamente delle macchine da conquista, fondamentalmente, perché abbiamo il vestito di seta, la parrucca bionda, la tiara di diamanti e la colonia sexy. Ma non è finita qui, perché possiamo essere ancora più perfetti. Vi ricordate che cosa vi ho detto? Vi ho detto che i punti massimi da poter ottenere con Cloud erano 23. Quindi ci servono altri 3 punti, di cui uno lo si ottiene con l'indumento sexy che si otterrà all'interno dell'ONB e gli altri 2 punti saranno randomici, perché potremmo ottenere 2 punti o un punto solo in base al suono che sentiremo in una determinata fase di gioco. E adesso vi spiegherò quale. Ok, in questo caso la nostra donna sexy esce e il nostro tizio finalmente può andare in bagno. E tra l'altro è una bella donna con i capelli lunghi, rossi, portati di lato, sexy. Ops! Ecco, e il tizio si sta finalmente pisciando ed è contento. Ok, una volta fatto questo, dobbiamo tornare indietro. Ovviamente già i punti che abbiamo a disposizione sono più che sufficienti per farci scegliere da corneo. Ma noi dobbiamo fare le cose in grande, dobbiamo fare le cose perfette. Quindi riparliamo col tizio. Niente, non riesco proprio a decidermi. Tieni, prendi questa, ti servirà se vorrai entrare. E abbiamo la tessera del socio. A questo punto, avendo la tessera, possiamo entrare. Ah, è una tessera di socio quella che vedo brillare nella tua mano? Prego, entra pure. Ecco. E ora tutti quanti che si fiondano praticamente su Aerith.
Qui dentro c'è qualcosa di vitale per il travestimento, ne sono sicuro. Ecco, Cloud. Quella sarebbe la scusa che usi di solito? Ecco, vado. Aerith, che è comunque gelosa senza un apparente motivo, tra l'altro. Signore, col cuoricino, presto, presto. Ecco, già subito pronto ad ammiccarmi, palesemente. Scelga pure una stanza. Che tipo strano. Beh, come tutti qui del resto. Ecco, ora le stanze che noi effettivamente possiamo scegliere sono queste qua, che abbiamo praticamente a sinistra e a destra. C'è un'altra stanza che possiamo scegliere, che è questa al centro. Fondamentalmente queste due stanze non si possono scegliere, come potete vedere non hanno la possibilità di avere la freccia rossa. Però, se volete interagire con queste porte, ci sono dei dialoghi speciali che potrete ascoltare e che potrete sentire. Sono delle cose totalmente opzionali, che io ovviamente non starò qui a farvi sentire, perché sinceramente non ne reputo, cioè non reputo necessaria l'interazione con queste porte. Però la cosa che reputo necessaria farvi vedere è la stanza in alto. La stanza in alto, come potete vedere, ha a che fare con le ballerine di questo locale. È come se fosse una sorta di spogliatoio, sala trucco, possiamo dire, no? E quindi sarà molto importante per quanto riguarderà il nostro personaggio, perché parliamo con lei. Oh, non riesco proprio a perdere peso. Oh cielo, signore, non può entrare qui. Tra l'altro guardate che belli modelli delle apette. Un cliente pervertito. Ah, la smetta per favore. Frush, frush, frush. Oddio, un altro di quei clienti. Il classico indelicato. Mi basterà ignorarlo. Puff, puff, puff. Non sa proprio stare al suo posto questo. Che miserabile, devo ignorarlo completamente. Tap, tap, tap. Cielo, che tipo insistente. Avanti, sparisci, sembri un cane randagio. Ma sì, lo chiamerò cucciolo. Pat, pat, pat. Che faccio adesso? Non sarà mica uno stalker, vero? E se mi tendesse un agguato sulla strada per casa? Ma no, non lo farai, non è vero, cucciolo? Flush, flush, flush. Non vorrà mica rimorchiarmi. Oddio, mi fa venire la nausea. E i suoi occhi sono così strani. Ah, però è sempre meglio non ferire i sentimenti di quelli come lui. Mi limiterò a dirgli ciao. Ciao! Bel tempo oggi, non è vero? Mi presento. Ora che ci penso, non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Cloud, sono un tuttofare. Oh, che bello, benvenuto Cloud. Ma che ha questo? Si è subito gasato. Si comporta come un cagnolino. Ci ho proprio preso chiamandolo cucciolo. Va bene, possiamo andare per il momento. A questo punto, ecco, signore, presto, presto. Ok, dobbiamo fare la nostra scelta. La scelta qui è abbastanza particolare, perché abbiamo due stanze. In queste due stanze ci saranno due animazioni diverse. E in base alla stanza che ovviamente scegliamo, ci sarà una ricompensa diversa. La ricompensa qui, ovviamente da ottenere da perfezionista, si trova nella stanza in alto a sinistra. Mentre invece nella stanza in basso a sinistra avremo un altro oggetto. Fermati, ti prego, non posso fermarmi, devo andare avanti, mi dispiace. Per quanto riguarda le ricompense, qui però c'è una piccola parentesi che ovviamente voglio aprire. Forse non tutti lo sanno, ma esiste, o per meglio dire, esisteva fondamentalmente nel codice di gioco un oggetto, o per meglio dire esistevano degli oggetti in particolare che permettevano a Cloud di ottenere molti più punti rispetto a quelli che effettivamente necessitavano per essere scelti da Corneo. Questi punti potevano essere ottenuti ovviamente nella stanza in basso a sinistra. Nella stanza in basso a sinistra, se dovessimo scegliere ovviamente quella stanza, riceveremo uno slip dei bikini, che inizialmente valeva 5 punti. Ebbene sì, lo slip del bikini che si otteneva nell'animazione in basso a sinistra ci permetteva di ottenere 5 punti. Mentre invece nella release ufficiale del gioco vale 0.
Quindi se io tecnicamente dovessi andare nella stanza in basso a sinistra, otterrei lo slip dei bikini, ma mi varrebbe 0 punti. Quindi sarebbe un accessorio che possiamo prendere per Cloud, ma che non avrebbe nessun valore aggiunto alla nostra side quest. Mentre invece l'animazione che si otterrebbe in alto a sinistra ci permette di ottenere la lingerie. La lingerie invece nella build ufficiale del gioco vale un punto. Quindi noi tecnicamente riusciremo ad arrivare a 21 punti con gli oggetti che abbiamo acquisito fino a questo momento. Inoltre c'è anche un altro oggetto segreto che si sarebbe potuto ottenere all'interno della casa di Don Corneo. Era una stanza che tecnicamente era accessibile nella vecchia build del gioco, e anche quell'oggetto che, se non sbaglio, dovrebbero essere addirittura le mutande di Pizzo, se non mi ricordo male dovrebbero essere le mutande di Pizzo, che praticamente davano altri 5 punti. Questa stanza di Don Corneo e tecnicamente quest'altro oggetto sono stati rimossi dalla build ufficiale, quindi non avremo la possibilità di poterli ottenere. L'unico oggetto che potremo ottenere sarà la lingerie, ed è per questo che vi ho detto che otterremo soltanto 23 come punti massimi, perché altrimenti sarebbero stati addirittura 33. Mentre invece levando questi oggetti, purtroppo non riusciamo ad arrivare a quella cifra. Ora, la lingerie darà un punto. Gli altri 2 punti, come vi stavo dicendo prima, saranno randomici. Perché? Se torneremo nella stanza delle api, o per meglio dire delle ballerine che si stavano truccando, avremo la possibilità di farci truccare. Il trucco, in questo caso, avrà un bonus aggiuntivo di 1 o 2 punti, in base al suono che sentiremo alla fine del trucco. Se il suono sarà positivo, avremo ottenuto 2 punti e quindi di conseguenza avremo raggiunto il punteggio massimo, ovvero 23. Se invece sentiremo un suono un po' più fastidioso, non avremo raggiunto il massimo e avremo raggiunto 22. La cosa ovviamente è ininfluente, perché l'importante è quella di superare i 20 punti. Quindi nel momento in cui noi supereremo i 20 punti, abbiamo già la perfezione per quanto riguarda Cloud. Quindi entriamo nella stanza in alto a sinistra. Sì, scelgo questa. È sicuro, non farmi ripetere. Non si arrabbi, la prego, aiuto. Deve essere un tipo violento. Perfetto, e abbiamo scelto la nostra porta. Dopo di lei. Ora qui avremo un'animazione meno divertente rispetto a quella che avremmo ottenuto in basso a sinistra, perché l'animazione in basso a sinistra sarebbe stata decisamente più divertente, dove Cloud praticamente sarebbe stato circondato da uomini e avrebbe fatto un bagnetto particolare insieme a diversi uomini che poi ci avrebbero permesso di ottenere il pezzo di sotto del bikini, che vi ricordo non avere nessun punteggio. Mentre invece qui avremo una sezione particolare del ricordo di Cloud. Eh? Tu? Che ci fai qui? È quello che vorrei chiedere a te. Ti sembra il momento di perdere tempo in questo modo? Credi davvero di poter risolvere tutti i tuoi problemi semplicemente pensandoci su? No, non era meglio quello. Per la Perfect, no. Oh no, signore! Aiuto, presto, qualcuno mi aiuti! Ecco, e ora c'è l'animazione. L'avrei capito ormai. E non cambierà mai niente se continui ad osservare gli eventi tenendoti a distanza. Di cosa stai parlando? Ehi, si è mosso! Cosa? Vegliati! Squish, squish, squish! Squish, squish, squish! Tum, 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 tum. Poink, poink, squish. I PV e PM sono stati ripristinati. Svegliati! Svegliati! Lo sto prendendo a schiaffi. Ecco qua. Phew! Che sollievo. Giovanotto, sei svenuto? No, no. Non va bene essere così tesi. Eh? Dicono che la giovinezza sia lunga, ma in realtà dura pochissimo. Beh, stammi bene.
devo andare ora. Bye bye. Ecco qua. Perfetto. Ora parliamo con la ragazza. Sono desolata, ma non ci pensi troppo. Abbiamo tutti i nostri problemi. Questa è per il disturbo. La tenga da conto. Abbiamo ottenuto la lingerie. La lingerie ci permette di ottenere quel punto che già ci permette di superare i 20. Quindi arriviamo già a 21. Se avessimo scelto la stanza di sotto sarebbe stato decisamente diverso. Una sottoveste? Per me? E che diavolo dovrei farci? Puoi farci tanto con questa, Cloud. A questo punto ritorniamo qua sopra e riparliamo con le nostre apette. Oh, non riesco proprio a perdere peso. Oh cielo, signore, non può entrare qui. E riparliamo con quella che si stava truccando. Se devo travestirmi da donna, dovrò prepararmi come si deve. Potrei farmi truccare qui. Mi faccio truccare. Ho bisogno di un favore. Non è che potreste truccare anche me? Puff, 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 puff. Oh. Abbiamo ottenuto il doom. Mi sa che non abbiamo ottenuto un buon punteggio. Vabbè. Vabbè, ok. Niente, niente. Oh signore, stiamo per chiudere. Faccia attenzione a non dimenticare i suoi effetti personali. Ecco, questo è un reminder che praticamente ci ha permesso di capire effettivamente quello che dovevamo fare là dentro, quindi andare a prendere la lingerie qualora non l'avessimo presa all'interno della stanza. Quindi non si dimentichi i suoi effetti personali. Noi però non abbiamo bisogno di prendere nulla, quindi ci sta. Sì, sì, ragazzi, si trovano le scene su YouTube, non è quello il fatto. Allora, volendo ve la posso far vedere la scena. Ora salvo, ricarico e vi faccio vedere la scena se proprio la volete vedere. Ma non è quello il problema. Anch'io volevo un fiore. Anch'io volevo un fiore, ma divento sempre nervoso quando mi trovo di fronte a una bella ragazza. Ehi, Cloud! Ecco, tutti quanti che se ne sono scappati. E ora sentite che cosa ha combinato Aerith nel frattempo. Ho chiesto a Aerith di uscire con me. Neanche se avessi 1 milione di kill, mi ha risposto. E un fiore l'ho pagato 300 kill. È piuttosto brava negli affari, devo riconoscerlo. Ho comprato un bellissimo fiore da Aerith. 500 kill. Un po' caro magari, ma almeno ora so il suo nome. Ne è valsa la pena. Cioè, ha venduto i fiori a 300 e 500 kill rispettivamente a due persone diverse. Aerith, grazie per questo fiore. Solo un kill. Lo custodirò gelosamente. Lo farò pressare e lo terrò come portafortuna. Mentre invece Johnny un solo kill. Cioè, avete visto cosa è riuscita a combinare Aerith nel frattempo? Cioè, diabolica. Letteralmente diabolica. Ok, salviamo a questo punto. Allora, salviamo da un'altra parte, così dopo, a fine live, facciamo l'extra e vi faccio vedere anche la scena, ok? Vi faccio vedere la scena con il bagnetto tutti quanti insieme. Ok, a questo punto, che abbiamo ottenuto tutto, cosa dobbiamo fare? Ovviamente ci possiamo vestire e possiamo andare ad incontrare il Don. Ora è tutto. Vai a vedere come ti sta. Ok, a questo punto entriamo nella cabina armadio. Stai andando a cambiarti? Sono pronto. Adesso siamo pronti, perché abbiamo veramente tutto. Eccolo là. È bello. Wow. Cioè, tra l'altro tutto pompato. Cioè, guardatelo che gli hanno fatto praticamente il fisico pompato, però col vestito carino. Cioè, stupenda, stupenda. La muscle waifu dei nostri sogni, praticamente. Wow, questo potrebbe diventare un nuovo business per noi. Sì, dobbiamo decisamente provare. Ci avete mostrato qualcosa di nuovo, riaccendendo lo spirito di mio padre per il lavoro. Considerate il vestito un omaggio per ringraziarvi di quello che avete fatto. Cammina con grazia, Miss Cloud. Che significa con grazia? Che carina che sei, Miss Cloud. Ora è adorabile.
Non ne avete uno che starebbe bene anche a me? Che ne pensa di questo? Ma no, questo è meglio. Papà, ma che stai dicendo? Cosa? Questo è decisamente meglio. Ok, credo che prenderò questo qui. Eh? Vado a cambiarmi, eh? E ha preso il vestito e si va a cambiare. Cioè, proprio così, tranquilla. Non sbirciate. Come per dire, dai, sbirciatemi. Cioè, proprio palesemente. Eccola. Allora, come sto? Madonna, ne hanno fatto le tette enormi con sto vestito. Non ce le ha così grosse, Eris. Oh, non sei divertente. Ok. E adesso possiamo uscire. Tra l'altro, guardate che figo Cloud, tutto pompato. E tra l'altro ci possiamo muovere con questa skin. Fantastico. Tra l'altro, piccola curiosità, se provate ad uscire, guardate che succede. Che c'è, Aerith? Come che c'è? Vuoi andartene in giro vestito così? Cioè, per me non è un problema, però... Ma giusto. Tieni duro, ok? Sei adorabile, Miss Cloud. Piccola gag per farti capire che ovviamente non puoi uscire al momento dalla zona. Quindi salviamo in un altro slot ancora. Anzi no, posso salvare direttamente... No, salviamo qua. Meglio. Ok. E a questo punto possiamo andare direttamente da... Veramente da Don Corneo. Con la nostra Miss Cloud e la nostra Miss Aerith nel pieno delle loro... nel pieno della loro bellezza. Fabulous. Ecco qua. Oh, niente male davvero la tua amica. Entrate, entrate. Cloud che passa per... vabbè. Due bellezze in arrivo. Non so come faccia a camuffarsi Cloud in questa maniera, però ok. Ehi, ragazze. Vado ad annunciarvi al Don. Aspettate qui, d'accordo? Non andate a curiosare in giro. E noi ovviamente andremo a curiosare in giro. È la nostra occasione. Andiamo a cercare Tifa. Cioè, guardate che bella anche Aerith con questo vestito. Solo che le hanno fatto le bombe enormi. E lei non ce le ha così. Cioè, palesemente non ce le ha così. E guarda, ce le ha grosse quanto Tifa praticamente. Vabbè. Qui ovviamente non possiamo entrare, ma possiamo andare soltanto qua. Beh, Cloud non ha la barba, dai, su. Ecco qua, la nostra amichetta. Cloud che scappa. Letteralmente che scappa, per non farsi vedere. Ti fa? Piacere di conoscerti, io mi chiamo Aerith. Cloud mi ha parlato molto di te. E tu saresti? Ah, mi sembra di averti vista al parco con Cloud. Esatto, con Cloud. Oh. Non preoccuparti, ci conosciamo appena, non c'è niente tra noi. Non devo preoccuparmi di cosa? Cioè, queste due strapagnone che si contendono Cloud. Ah, no, no, hai frainteso. Cloud e io siamo solo amici d'infanzia, nient'altro. Povero Cloud, deve essere davvero triste per lui stare qui a sentirci parlare così. Vero, Cloud? Madonna, Aerith è veramente terribile. Cloud? Sì, sono io, però non guardarmi, per favore. Please, non guardarmi. Hai ottenuto etere, vabbè, questo... Eh? Cloud? Perché sei vestito in quel modo? E che ci fai tu qui? Cos'è successo dopo che sei precipitato? Non sei ferito, vero? Tipo che ha sbattuto la testa e ha perso ogni cognizione. Calmati, dammi il tempo di rispondere. Sono vestito così perché... Beh, era l'unico modo per entrare qui dentro. E non preoccuparti, sto bene. Aerith mi ha aiutato. Capisco, Aerith. Ti fa, che sta succedendo? Cosa ci fai in un posto del genere? Oh! Mi tapperò le orecchie. Ok, e adesso Aerith se ne va. Sono felice di vedere che stai bene. Grazie. Ora, cos'è successo?
Mentre tornavamo dal reattore 5, abbiamo notato uno strano tipo che passava di lì. Barrett lo ha preso ed è riuscito a cavargli qualche informazione. Ed è stato in quel momento che è saltato fuori il nome del Don? Esatto, Don Corneo. Barrett disse che Corneo era un pesce piccolo e che potevamo anche ignorarlo. Ma io non riuscivo a smettere di pensarci. Ho capito, in pratica volevi sentire la storia direttamente dalla bocca di Corneo. Sono arrivati fino a qui, ma ora mi sono cacciata nei guai. Il fatto è che Corneo è in cerca di una moglie. Ogni giorno prende 3 ragazze, ne sceglie una e poi... Beh, comunque, se non vengo scelta stasera, la storia finisce qui. Scusate, ma vi ho sentito lo stesso. Ecco, ovviamente. Ci siamo noi qui, quindi non c'è più problema, giusto? Immagino di sì, ma... Voglio dire, con noi due e Tifa, facciamo 3. Scordatelo, Aerith, non ti coinvolgerò in questa storia. Oh, quindi va tutto bene? Ah, quindi va bene? Va tutto bene se Tifa a mettersi in pericolo? No, Tifa non... Ecco, era Tifa e Aerith, fanno la tenaglia d'acciaio. Praticamente fanno la forbice d'acciaio, praticamente. Ciao Ruben, buonanotte a te. Grazie per essere stato con noi. Sei sicura? Sono cresciuta nei bassi fondi, sono abituata al pericolo. Aerith, sfacciata. Tu che mi dici, invece? Credi di poterti fidare di me? Sì, grazie Aerith, sono in debito con te. Non preoccuparti, non c'è bisogno di essere così formali. Ehi! E ora ragazze, fate presto, il signor Corneo è un uomo impaziente. Tra l'altro guardate che scalinata enorme. Cioè voi vi immaginate a fare tutta sta scalinata a salire e a scendere. E glielo ho anche detto di non andare in giro. Ah, le ragazze. Sbrigatevi, forza! Ti fa un canotto a posto del push-up. Temo che sia inutile chiederlo, ma... La terza ragazza sono io, vero? Esatto, era inutile chiederlo. Ecco, già hanno fatto comunella comunque tutte e due, eh? Sta cosa a me farebbe piacere, eh? Guardate come mi fissano. Guardate come mi fissano tutte e due. A me avrebbe fatto piacere se due come Tifa e Aerith avessero fatto squadra per molestarmi. Ovviamente con rispetto parlando. Ok, da questo momento in poi abbiamo anche Tifa nel party, quindi che cosa dobbiamo fare? Ovviamente equipaggiarla con tutti gli oggetti nuovi e per ora lasciarla senza materie, anche se in realtà una materia potremmo dargliela. Gli diamo quella glaciale? Sì, diamogli quella glaciale, così Cloud ha tuono ed energia, anzi... Energia la potremmo anche togliere a Cloud. E le diamo ad Aerith. Che tra l'altro la dobbiamo equipaggiare con tutte le altre cose. Ecco qua. Quindi mettiamo altruismo. Anzi no, facciamo energia ed omni. E qua mettiamo ardente. Ok, adesso siamo pronti. Ecco. Sì, vabbè, lasciamo perdere il letto con la sagoma, che è un palese riferimento a delle pratiche un po' particolari, però vabbè, lasciamo perdere. Ok. In questo momento, se abbiamo fatto tutto bene, ovviamente Corneo sceglierà Cloud, e dato che noi abbiamo fatto tutto bene, godiamoci la scena della scelta finale. Avanti, ragazze, mettetevi in riga di fronte al Don. Poi, splendide. Vediamo, quale scegliere? Oh, questa bella fanciulla? O forse quest'altra? Cloud che fa la sfuggente. Oi, ho deciso. Stasera mi terrà compagnia. Questa fanciulla nerboruta. What? Un attimo. Cioè, aspetti, la prego. Oi, adoro le pollastrelle che fanno le difficili. Così pure e innocenti. Potete avere le altre due. Sì, signore. Grazie, signore.
Andiamo, mia adorata? Ecco, e ora praticamente... Ecco, Tifa ed Aerith. Sì, sì, vai, vai! Vai, vai! Madonna, ma Tifa sta scoppiando pure. Ok, e adesso abbiamo questa scena extra. La prima cosa da fare con Cloud... Oi, finalmente soli. Avanti, micetta, vieni qui da paparino. Ecco, vedete, guardate come ci segue. Guardate come segue con lo sguardo... La prima cosa da fare, ovviamente, è... Ottenuto uno stimolante. Ora, penso che... penso che non ci sia bisogno di spiegarvi a che cosa è riferito lo stimolante, ok? Cioè, penso che il riferimento sia abbastanza palese. Ok, una volta preso lo stimolante, parliamo con Corneo. Oi, sei così carina che non mi stancherei mai di guardarti. E tu che mi dici? Io ti piaccio? Oi, non ti piaccio? C'è un altro, non è vero? Ecco, qui addirittura se rispondiamo con questa frase guadagniamo 10 punti su Barrett. Cioè, questa è una frase da prendere assolutamente se volete avere l'appuntamento con Barrett. Sì, si chiama Barrett. Oi, imperdonabile. Barrett mi suona familiare. Avanti, è un membro di Avalanche, quel gruppo su cui cercavi informazioni. Ah, sì, sì, nei bassi fondi del settore 7. Ma come fai tu a saperlo? Op! E vumla! Un uomo? Oi, mi ha ingannato! Presto, qualcuno venga qui. Spiacente, pare che nessuno dei tuoi lacchè verrà ad aiutarti. Eccole là. Voi siete le ragazze di prima, ma che diavolo sta succedendo? Le domande le facciamo noi, questa parte è bellissima. Cosa stanno cercando in giro i tuoi lacchè? Parla, se non parli... Te lo taglio. No, fermati, parlerò, vi dirò tutto. Bravo, continua. Dovevo trovare il covo di uno con una mitragliatrice al posto del braccio. Un lavoro su commissione. Richiesto da chi? Oi, se ve lo dico mi uccideranno. Parla. Se non parli... Te lo spappolo. Oi, è stato Heidegger della Shinra. Heidegger, il capo della sicurezza. Il capo della sicurezza? La Shinra, qual è il loro scopo? Parla. Se non parli... Te lo frantumo. Oi, fai sul serio, non è vero? Oh cielo, oh cielo. Non sto scherzando, credimi. La Shinra intende schiacciare un piccolo gruppo di ribelli chiamato Avalanche o qualcosa del genere, insieme al loro covo. E quando dico schiacciare, intendo letteralmente. Vogliono distruggere il pilastro che sostiene la piattaforma. Distruggeranno il pilastro? Sapete cosa succederà, no? La piattaforma farà prima un bel fischio e poi sparirà tutto con un gran BAM! Ho sentito dire che la loro base si trova nei bassi fondi del settore 7. Meno male che non è qui nel settore 6. Intendono spazzare via i bassi fondi del settore 7? Cloud, io vado al settore 7. Tu vieni con me? Beh, ovvio. Puoi scommetterci, Tifa. Ecco. Aspettate un secondo. Sta zitto. Non preoccupatevi, non ci vorrà molto. Secondo voi, perché uno come me vi ha spifferato tutto? Ecco, questa è un'altra frase che però non avrà... assolutamente niente a che fare con il progresso della nostra storia. Qui ovviamente la risposta corretta sarebbe perché sei sicuro di vincere. Ma noi possiamo rispondere quello che vogliamo, quindi... Perché hai paura di morire? Oi, sbagliato! Uoppelala! Guardate come se la balla! Ok. E qui adesso abbiamo la possibilità di conoscere altri membri della Shinra. E per lo più il famosissimo Heidegger, che è stato citato praticamente poco fa. Come procedono i preparativi? Eccolo, Heidegger. Va tutto liscio come l'olio. Ho assegnato l'incarico ai Turks.
Signor Presidente, è davvero deciso a farlo. Solo per spazzar via un gruppo composto da pochissime persone. Cosa c'è ora, Reeve? Qualcosa da obiettare? No, ma come capo del reparto urbanistica sono responsabile dello sviluppo e dell'operatività di Midgar. Per questo io... Reeve, le tue questioni personali scaricale nel bagno di casa tua la mattina, prima di venire al lavoro. Anche il sindaco si è opposto. Sindaco? Quel buffone non fa altro che starsene nella sua stanza e ingozzarsi tutto il giorno. E tu lo chiameresti sindaco quello? Ora, vogliate scusarmi? E se la ride. Mi sembri stanco, Reeve. Prenditi qualche giorno di ferie. Praticamente senza scrupoli. Distruggeremo il settore 7. Avalanche verrà incolpato dell'accaduto e delle operazioni di soccorso se ne occuperà la Shinra. È perfetto. Un piano ben oleato. Ok. Qui, che adesso sono caduti tutti, la prima cosa da fare, perché queste sono cose che avranno influenza sul percorso che abbiamo intenzione di scegliere per l'appuntamento che faremo al Gold Saucer. Parliamo prima con Tifa, perché parlare prima con Tifa permetterà di aumentare i suoi punti, ma di abbassare quelli di Aerith. Stai bene? Qua, che schifo. Ok, e ora parliamo con Aerith. Stai bene? Sì. Beh, il peggio è passato. No. Almeno credo. No. Perché c'è una boss fight. Boss fight che nel remake è stata resa un dito nel culo pazzesca. Però qui invece abbiamo la possibilità di affrontare un nemico veramente, veramente scarso. E quando vi dico scarso, dico letteralmente scarso. Inoltre, piccolo particolare da notare, durante la caduta che abbiamo effettuato con i nostri personaggi, Cloud ha un pochettino di vita tolta, proprio per simboleggiare il fatto che è caduto e che si è fatto male. Bellissima questa cosa, proprio una cosa fenomenale. Questo boss è abbastanza semplice da battere nella versione di base di Final Fantasy VII, nel remake è un po' fastidioso. Qui è una cazzata pazzesca, anche perché è ultra sensibile e ultra debole all'elemento del fuoco. Quindi basta colpirlo con magie di fuoco e praticamente lo sciotti. Senza considerare il fatto che noi siamo OP da fare schifo, perché siamo letteralmente OP che ci siamo allenati, quindi non sarà un problema. Vedete, lui addirittura fa tsunami. E quando fa tsunami, se l'onda parte da dietro e colpisce prima lui che noi, lui subirà più danni. Perché? Perché l'onda impatterà su di lui e quindi perderà potenza quando impatterà su di noi. Cioè, questi dettagli sono un qualcosa di fenomenale. Cioè, queste sono cose che tu da piccolo, o comunque quando giochi la prima volta Final Fantasy VII, non sai. Sono cose che impari col tempo, anche scoprendo e informandoti, leggendo nei vari forum, leggendo in generale anche altri giocatori che hanno comunque studiato il gioco alla perfezione e ti permettono poi successivamente di vederlo in modo completamente diverso. Quindi facciamo la magia di fuoco. Possiamo completamente... vedete, 212. Possiamo completamente shottarlo il boss, non abbiamo bisogno di risparmiarci. Tsunami fognoso. Ecco, si colpisce lui, quindi praticamente si sta suicidando fondamentalmente. Non dovrebbe avere tanta vita ormai. Tsunami fognoso! Ecco, stavolta colpisce prima noi. E quindi ci fa più danno. Esatto, morto. Boss facilissimo. Letteralmente facilissimo.
Tifa che sale di livello e Coda di Fenice. Ok. È troppo tardi. Marlene, Barrett, la gente dei bassi fondi. Non arrenderti, non deve essere facile distruggere una torre, no? Sì, hai ragione, possiamo ancora farcela. Oh, e da questo momento possiamo esplorare. Siamo quasi vicini alla fine della live di stasera, anche perché poi dovrò farmare, come vi ho detto precedentemente. Prossima settimana vedrete veramente delle cose fantastiche, ve lo garantisco. Allora, innanzitutto, abilità. Curiamo tutti. E a questo punto andiamo da questo lato e prendiamo la pozione. E cosa importante, andiamo dall'altro lato e otteniamo, perché qua bisogna dirlo, una delle materie più utili presenti all'interno del gioco. Non la più utile, ma una delle più utili, ovvero ruba, steal. Qui abbiamo i Sajin, che ovviamente non mancano nel percorso di Final Fantasy. E tra l'altro sono anche abbastanza resistenti. Oh! Ho la limit di Aerith, però non la vorrei utilizzare in realtà. Anche se, vabbè, non cambia niente alla fine, perché anzi ne approfitto perché sblocco praticamente le altre limit, però ci sta. Sì, sì, qua sono fondamentalmente degli Squirtle. Anche perché, se vi ricordate, adesso devo livellare la ultimate, o comunque devo livellare le limit di Tifa. Vedete, Tifa è ancora a livello 1, mentre invece Aerith ha completato già il livello 2 e Cloud addirittura ha completato il livello 3. Quindi siamo a un livello decisamente più alto. Materia predatrice addirittura, tradotta, malissimo tradotta tra l'altro, perché la materia comunque ruba. Saltiamo giù. Che sarebbe steal, fondamentalmente la materia qui si chiama steal, proprio la materia ruba. Passiamo di qua e ci ritroviamo adesso in una delle altre, in una sezione che del remake mi è piaciuta particolarmente, ovvero la stazione del cimitero dei treni. Aerith, non dovresti essere qui. Guai a te se mi dici ancora di tornare a casa. Niente, non la schiudiamo più. Dunque, passando attraverso i treni con le luci accese, dovremmo farcela ad andare via di qui. Piccolo suggerimento per quanto riguarda l'esplorazione. A questo punto, la cosa da fare, per chi ovviamente vuole essere completista all'interno del gioco, è equipaggiare la materia di predatrice, o per meglio dire, lo steal, la ruba, a Tifa. Perché è importante darla a Tifa, la materia ovviamente del ruba, piuttosto che agli altri personaggi? Perché se notate, i parametri di velocità aumentano quando equipaggiamo questa materia, che tecnicamente non dovrebbe essere la velocità, ma dovrebbe essere tradotta con la destrezza. La destrezza all'interno del gioco, quindi all'interno di Final Fantasy VII, ci consente di ricaricare più in fretta la barra ATB. Tifa, in teoria, diciamo nei livelli di base, senza diciamo induzioni esterne, è il personaggio che possiede più destrezza all'interno del party. Infatti, se noi andiamo su status, abbiamo Cloud che come velocità in questo caso ha 20. Tifa 22 ed Aerith addirittura 16. La differenza tra Tifa e Cloud ovviamente è più bassa, perché comunque Cloud è livellato parecchio, ma di base Tifa è quella con la velocità più alta. Quindi di conseguenza, dando la materia predatrice a Tifa, le aumentiamo di altri due punti la sua velocità. Quindi in totale arriva a 24. E vi posso garantire che due punti, soprattutto all'inizio, sono veramente, veramente tanti. Ora, così, con questa materia, Tifa arriva a 24 di velocità. Ed è importante che lei arrivi a 24. Perché? La stazione dei treni possiede dei mostri che ci daranno un vantaggio all'interno del gioco pazzesco. E sono tre i mostri che tecnicamente dobbiamo cercare
all'interno della stazione e vi dirò anche quali sono e vi dirò anche perché saranno importanti. E vi dico anche che questa, la stazione dei treni, ovviamente sarà la mia base del farming. Quindi nel momento in cui ci rivedremo settimana prossima, dopo che concluderò ovviamente la live di stasera, troverete praticamente Tifa ed Aerith con il livello del limit 3 al massimo. Sì, al massimo. Prima di tutto ciò, salviamo, ovviamente, perché adesso qui possiamo salvare. Vabbè, sì, poi ovviamente la materia ruba la puoi dare tranquillamente a Yuffie. Sì, possiamo salvare qua. Perché comunque Yuffie è quella che poi sarà, in generale, il personaggio più veloce in assoluto all'interno del gioco. In questo momento Tifa è quella più veloce, quindi è quella che ci consente di sfruttare di più questa sfera. No, non devo andare qui. Allora, per prima... Oh! Per prima cosa... prendiamo questa gran pozione. E poi ci sono anche degli oggetti nascosti all'interno del gioco. Quindi ci sono degli oggetti che si possono recuperare segretamente. Ora, vediamo se qua ci sono i mostri che vi devo attenzionare. Oh, eccoli qua. Questi mostri sono i fantasmi, i ghost, ok? Tecnicamente si potrebbe rubare a questi fantasmi, anche se in realtà io personalmente non lo consiglio. I mostri dal quale dobbiamo rubare, nella versione inglese si chiamavano, se non ricordo male, Dean Glow o una cosa del genere. Non so come li abbiano tradotti qui in italiano, però questi dovrebbero essere fantasmi in generale. Non mi fa vedere il nome. Comunque sì, dovrebbero essere i fantasmi. Ecco, dove si ottengono le mani spettrali. Le mani spettrali in realtà non sono un granché per quanto riguarda gli oggetti che effettivamente possiamo rubare. Per cui... cioè, se li volete rubare, se volete rubare va benissimo. Ma personalmente parlando non ve lo... Non ve lo consiglio, ecco. Ecco, vedete? Praticamente spariscono e riappaiono. Questa è la loro caratteristica. Ovviamente quando spariscono non possono essere né targettati e neanche uccisi. Ora vi faccio vedere che cosa servono. Ecco, la mano spettrale, che tra l'altro si ottiene anche sconfiggendoli. Quindi andiamo a vedere cos'è la mano spettrale. Giusto per farvela leggere. Mano spettrale. Assorbe PM da un nemico. Quindi ci consente praticamente di avere la magia Aspir, anche se fondamentalmente noi non ce l'abbiamo. Perché noi fondamentalmente qui ancora la magia Aspir non ce l'abbiamo. È utile? Ni. Perché comunque non avremo mai, quasi mai, necessità di rubare gli MP ai nostri avversari. Saremo talmente forti che avremo comunque la possibilità di avere un buon quantitativo di MP e avere la possibilità soprattutto di sfruttare al meglio le nostre abilità. Il nemico che dobbiamo cercare è il Dinglow, che non so come è stato tradotto qui in italiano, sinceramente. Ho ottenuto gran pozione. Vedete, all'interno di questi barili si ottengono degli oggetti extra. Cosa che ovviamente vi consiglio dal fare, perché rubare, cioè prendere questi oggetti extra è assolutamente un qualcosa in più. Sono gratis, per cui va bene. Allora, andiamo avanti, perché qui possiamo prendere un altro oggetto dal barile, che è un'erba dell'eco, oggetto che ancora non abbiamo mai avuto modo di vedere in gioco. Ma per chi non lo sapesse, l'erba dell'eco serve a curare lo status mutismo. È importante curare lo status mutismo soprattutto per coloro che diventeranno i nostri caster del gruppo, quindi coloro che effettueranno magie. Prendiamo la pozione e adesso in questa parte cerchiamo i nemici che devo farvi attenzionare, i nemici che devo farvi vedere, anche perché questi nemici saranno particolari e importanti per un motivo ben preciso. Eccoli qua.
che culo che mi stanno apparendo nelle zone giuste. Ora, non so come li abbiano tradotti in italiano effettivamente questi nemici, ma nella versione originale del gioco, se non ricordo male, appunto il loro nome era Dinglow. Ora, non so se è giusto, ma dovrebbe essere Dinglow. Questi nemici perché sono importanti in questa fase del gioco? Sono importanti in questa fase del gioco perché se voi in generale volete percorrere una perfect run o comunque avete intenzione di sfruttare al massimo le potenzialità del vostro personaggio o in generale dei vostri personaggi, questi mostri sono utili sia nell'uccisione, quindi saranno utili sia se li uccidete, e saranno molto più utili se ruberete a loro gli oggetti. Hanno un oggetto particolare che si può rubare, ovvero l'etere. E voi sapete benissimo quanto vale un etere in questa fase del gioco. Un etere può essere venduto a 750 gil. Quindi se noi dovessimo riuscire a farmarne uno stock di 99, immaginate quanti soldi riuscirei ad avere già all'inizio del gioco. Quindi tecnicamente tutti i problemi legati alle finanze, all'economia, svanirebbero. Perché supereremo addirittura i 100k di gil nella prima fase di gioco. Cioè, non so se riuscite a capire cosa effettivamente... Cioè, io già solo a parlarne, mi viene il sorriso da ebete, perché praticamente tu già stai rompendo il gioco, stai iniziando a rompere il gioco dalle prime fasi, cioè dall'inizio. Cioè, noi ancora siamo al settore 5, anzi, ora siamo al settore 7. E prima di uscire da Midgar, cioè prima di aprire praticamente la mappa di gioco, noi avremo più di 100k di gil, che significa... soldi, soldi, soldi. Inoltre, questi nemici, quando vengono uccisi, quindi nel momento in cui noi li sconfiggiamo e otteniamo il drop della sconfitta, ci permettono di ottenere un oggetto che ha lo stesso effetto di Antima. Antima, per chi non lo sapesse, è una magia che leva praticamente un terzo degli HP totali del nostro avversario. Può esserci utile contro alcuni boss? Sì. Contro alcuni boss sarà molto molto importante perché ci consentiranno praticamente di shottarli. Alcuni boss, se non quasi tutti, saranno deboli ad Antima. È vero che poi in futuro riusciremo a fare tanti di quei danni che voi praticamente neanche ci penserete più ad utilizzare Antima. Ma nelle prime fasi di gioco, dove magari ci sono dei boss in particolare e ci sono le possibilità di sfruttare questi attacchi, un'antima sinceramente schifo non fa. Per cui, vi faccio vedere che appunto si può rubare l'etere e dopodiché eliminiamo il nostro avversario. Ora, con Aerith non mi interessa fare la limit perché la faremo dopo. Non hai rubato niente, quindi grazie mille. Questo lo eliminiamo. Rubato etere. Loro possiedono solo questo oggetto. Quindi non potete sbagliare. Cioè nel momento in cui voi rubate, sarete sicuri al 100% di rubare etere. Quindi è importante questa cosa. Ok, adesso limit di Tifa. Ah no, questa è Aerith. Vabbè, non ho fatto critici. Ah, sti cazzi. Vi ricordo che è importante utilizzare la limit proprio perché dobbiamo livellarla. E con Aerith, che praticamente ha Fury Brand, ricarica la nostra limit. Quindi è un circolo vizioso per allenare le limit. C'è un piccolo problema però. Quando noi rubiamo gli oggetti ai nostri avversari, non otteniamo il drop finale. Quindi, se noi rubiamo l'oggetto, questo è, diciamo che questo è il contrappasso dell'utilizzare il ruba. Ovviamente io vi consiglio di rubare, perché rubare ai Dinglow
e avere la possibilità di farmare 99 eteri in questa fase del gioco è fondamentale. Però se li uccidete, una volta che avete rubato gli oggetti, non avrete la possibilità in futuro di ottenere il drop. Come vi stavo dicendo prima, loro quando muoiono avranno un drop che vi consentirà di avere Antima come magia. Ripeto, non è fondamentale, potreste farmare anche quelli e inoltre livellare le limit, quindi fare l'utile e il dilettevole con Tifa. Ma non è obbligatorio, la cosa che ovviamente io farò per conto mio sarà ottenere i 99 eteri. Ma non è finita qui. Non è finita qui, perché se voi pensavate che le sorprese in questa prima fase del gioco fossero finite, vi sbagliate di grosso. C'è un'altra cosa che dobbiamo fare all'interno del cimitero dei treni, e si può fare soltanto nella seconda parte, ovvero nella zona a nord. Quindi dobbiamo andare di qua necessariamente e uscire da questa zona e andare nella zona a nord. Quindi andiamo di qua, raccogliamo la pozione e passiamo alla fase successiva. In questa zona abbiamo la possibilità di incontrare un nemico raro. Ha soltanto il 15-20% di possibilità di poter apparire da un incontro casuale. E tra l'altro questo incontro casuale nel remake è stato portato come pseudo boss. È stato portato come mid boss. Ovvero il carro il carro fantasma, chiamiamolo così, il carro fantasma. Questo carro fantasma ha il 20% di possibilità di apparire. E questo carro fantasma possiede un'arma per Aerith. Ciao Koi. Possiede un'arma per Aerith. Un'arma potentissima. E adesso vi faccio vedere se abbiamo la possibilità di incontrarlo. E ovviamente qua non c'è. Quindi scappiamo, perché non mi interessa affrontare questi. Avrò modo di affrontarli successivamente. Quindi qua raccogliamo la pozione. Qui girovaghiamo. Ve lo voglio fare vedere. No, ancora non si sa nulla. Dobbiamo aspettare giovedì. Diciamo, tutte le informazioni che avevo le ho già condivise, ragazzi. Non c'è nient'altro che vi possa dire. Niente, neanche qua. Andiamo via. Ovviamente non è un incontro facile, ve l'ho detto. Purtroppo ha un basso rateo di spawn, perché appunto viene considerato come mostro raro. Quindi bisogna avere pazienza. Ovviamente andiamo. Vi voglio fare vedere queste cose, dopodiché penso di staccare, perché comunque è già quasi mezzanotte, quindi siamo in orario perfetto. E invece vi posso garantire che purtroppo è basso, perché il 20% non devi considerarlo come complessivo. Devi considerarlo praticamente come complessivo. Quindi praticamente ogni mostro alla sua percentuale di apparire. Quindi se per esempio nello schermo ti appaiono 3 mostri, questi mostri ti occupano la possibilità di farti spawnare il nemico, ok? Quindi è abbastanza bassa. È abbastanza bassa. Sì sì, dopo vi faccio vedere la vasca. No no, intendo staccare nel senso di run, diciamo di perfezione, cioè nel senso la serie di perfezionismo. La scena del bagno ve la faccio vedere, la scena della vasca ve la faccio vedere come extra. Però dico, stacco qui perché poi devo farmare per conto mio sulle cose che appunto vi ho detto. Vedete? Non è facile da trovare, perché il 20% deve essere considerato tra tutti i nemici. Quindi se ci sono più nemici che spawnano all'interno del combattimento, elevano la percentuale di far apparire il nostro amico. Tra l'altro la cosa positiva
La cosa positiva, oddio. La cosa da sottolineare è che questo carro, quindi questo nemico, si trova soltanto in questa parte della mappa, soltanto nella parte nord. Se voi vi metteste a cercare il carro nella parte sud, non lo trovereste, perché è un mostro raro che si trova soltanto in questa zona. Quindi è importante da sottolineare questo. Mi sa che l'abbiamo trovato perché l'inquadratura è diversa. Esatto. Eccolo qui. Finalmente l'abbiamo trovato, il nostro amichetto. Come vi dicevo prima, lui, questo mostro, possiede un equipaggiamento per Aerith. E io già un pochettino mi viene il magone. Perché mi viene il magone? Perché ha la possibilità di essere rubata soltanto del 2%. Quindi mi sta rivenendo un attimo in mente il dramma di Beatrix su Final Fantasy IX. Quando dovevo rubare gli oggetti a Beatrix e perdevo le mezz'orate di tempo per rubare questo oggetto. Ora, la cosa positiva è che devo rubarlo una volta sola. Anche se in realtà potreste rubarne più copie. Sì, tecnicamente il boss che viene shottato dagli Uffi, sì, esatto, è una riproposizione quasi. E purtroppo dobbiamo rubare, ragazzi. Quindi io ho paura perché, ecco, ho paura di questo. Vedete? Mi ha inflitto lo status mutismo. E noi cosa abbiamo ottenuto prima? L'erba dell'eco. Vedete, non c'è. Cioè, queste cose del gioco. Cioè, queste piccole particolarità del gioco. Cioè, che ti danno gli oggetti per i mostri che trovi nell'area. Cioè, ti danno questi suggerimenti. Cioè, sono fantastici. Sono letteralmente fantastici. Allora, con Aerith, ovviamente, energia. Ecco, non hai rubato niente. Non hai rubato niente. Ragazzi, qua è un problema. È che rubare qui sarà difficile. Ovviamente. Per dire un colpo di culo una volta ogni tanto, no, vero? Proprio zero. Perfetto. Silenzio. Silenzio. Ma abbiamo finito. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Ciao. 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 Ok. Silenzio. 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 Ora vi faccio notare la differenza tra l'asta di Mithril, che è l'arma che abbiamo equipaggiato adesso, e l'arma che abbiamo appena rubato. Ragazzi, queste sono le cose che quando le scopri e poi le fai tu per la prima volta in gioco, fanno venire il durello, letteralmente. Ti fanno venire il durello. Guardate che asta abbiamo preso per Aerith. Un'asta con 32 per quanto riguarda l'attacco fisico e 4 slot materia, di cui 2 attaccate e 2 separate. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, un'arma del genere ottenuta in questo modo è un qualcosa di fenomenale. Perché praticamente Aerith adesso
se ci fate caso, è più forte di Cloud. È più forte di Cloud. Ha praticamente il doppio di attacco rispetto a Cloud. E mettendola in prima fila farà ancora più danni. Quindi avete capito che cosa siamo riusciti a fare senza neanche uscire da Midgar? Cioè, è pazzesco. È pazzesca la, cioè, la roba che tu puoi fare prima di uscire da Midgar è incredibile. Cioè, è letteralmente incredibile. È letteralmente incredibile. Ora giustamente torniamo indietro, perché io devo salvare assolutamente. Una botta di culo così devo salvare immediatamente, proprio instant. Oh, tra l'altro qua ci sono anche i cosi, quindi rubiamo l'etere e vi faccio vedere vi faccio vedere anche la limite di Cloud mentre che ci siamo. Ok, attacco finale, che sarebbe finishing touch tecnicamente. Ecco, qual è la particolarità di finishing touch? Che può provocare KO immediato al nemico. Ovviamente i boss più grandi ne resteranno immuni. Se non si può fare il KO, oddio, ma aspetta, ma forse ora non ci posso tornare qua indietro? No, aspetta, ci posso tornare, che ho sbagliato la strada. Che devo risalire. Cioè, devo andare di qua. E vi stavo dicendo che praticamente Finishing Touch ha la peculiarità di poter fare morte istantanea ai nostri nemici. Cioè, ed è una cosa incredibile, tra l'altro. Se invece, ovviamente, non si farà KO istantaneo al nemico, si farà un'ingente quantità di danno, che viene ovviamente sostituita dal fatto che non si potrà fare il KO. Ovviamente qui farmerò anche le limit per quanto riguarda Tifa, perché ovviamente col discorso di mettere Aerith con la guardia, quindi con la possibilità di farsi subire danno e quindi di prendere gli attacchi, succede che giustamente ricaricheremo prima la sua barra del limit. E una volta che ricaricheremo la barra del limit di Aerith, che cosa succede? Succede che ovviamente daremo la possibilità a Tifa di spammare le sue limit, quindi cresceranno di livello. Questa è la strategia, la stessa che ho utilizzato per Cloud prima. Ciao Davide, secondo me lo giochi meglio di me. Final Fantasy VII, allora, diciamo che bene o male quasi tutti i Final Fantasy VII li so giocare al meglio, perché li ho rigiocati tante e tante volte. Però probabilmente quelli che mi riescono meglio sono il 7, l'8 e il 9. Gli altri non li ricordo benissimo come ricordo questi tre, perché sono stati fondamentalmente i primi che ho giocato nella mia infanzia, quindi li ricordo veramente veramente bene, se non a memoria direttamente. Quindi su questo sono molto convinto e ne sono abbastanza sicuro in generale. No, ho mancato. Va bene, questo lo possiamo eliminare. Guardate i danni di Aerith. 92. Il 6 lo facciamo quando esce la Pixel Remaster. Appena mi danno il cofanetto della Pixel Remaster, li facciamo tutti in live. L'1 lo abbiamo già fatto. Poi faremo il 2, il 3, il 4 l'ho già fatto, quindi non lo rifarò. Il 5 e poi il 6. Li faremo tutti quanti. E tra l'altro il 6 lo faccio in perfect, eh? Il 6 me lo ricordo abbastanza bene. Il 6 lo faremo in perfect. Il 5 non lo ricordo benissimo. Cercherò di fare il possibile, ma non lo ricordo benissimissimissimissimo.
Me lo ricordo, ma non in maniera, eccezionale. Il 6 me lo ricordo abbastanza bene. Quindi il 6 lo possiamo fare anche in perfect. Cioè, tentiamo di farlo in perfect. Probabilmente lo riesco a fare in perfect. Magari mi vado a rileggere qualche curiosità, giusto per potervele raccontare in live, ma in complessivo diciamo che me lo ricordo abbastanza bene il 6. Allora, a questo punto crepiamo, così ricarichiamo il salvataggio e vi faccio vedere la scena extra del bagno. Vi faccio vedere la scena del bagno e poi così posso staccare. Comunque il 6 lo rifaremo, e ripeto, probabilmente lo farò in perfect perché me lo ricordo abbastanza bene. Purtroppo gli altri non li ricordo benissimo, quindi... Non li ricordo benissimo gli altri. Però il 6 me lo ricordo abbastanza bene. E lo faremo in perfect. Ora, nel 2022, l'anno prossimo, tecnicamente dovrebbe uscire tutta la collection della Pixel Remaster e io già ho preso accordi che me la spediranno. Cioè, mi manderanno le chiavi per la Pixel Remaster, quindi nel momento in cui mi daranno la Pixel Remaster, farò praticamente tutti i Final Fantasy live. E inoltre... Questa è una cosa che vi dico. È una cosa che vi dico in anteprima, anche se non è sicura. Probabilmente farò un giveaway della copia della Pixel Remaster Collection. Non appena finiremo tutti i giochi della Pixel. Avrò una chiave extra, forse. Almeno da quello che mi hanno detto, avrò una chiave extra. E la chiave extra che mi daranno la darò in giveaway. Quindi preparate gli abbonamenti perché parteciperanno ovviamente gli abbonati e avranno più possibilità di vincere gli abbonati, perché farò un sistema di lotteria premiando ovviamente le sub. Però ne parleremo meglio, organizzeremo meglio il tutto, quindi non è un problema. Faremo tutto con calma, faremo tutto nel miglior modo possibile. E giustamente i VIP, i sub e tutti quanti avranno dei vantaggi all'interno della, diciamo, all'interno dell'estrazione che poi sarà finale. Ok, a questo punto carichiamo. Ora, quale salvataggio dovevo caricare? Questo. Perché in questo avevamo già fatto la scena, quindi questo. Solo che qua non mi ricordo dove dovevamo andare. Vediamo se già ci possiamo andare, così ve la faccio vedere subito. Ok, sì, ci possiamo andare subito. Così evitiamo altra roba. È una tessera di socio, prego, entra pure. Ok, vado. Perfetto. Ok, a questo punto scegliamo l'alveare di gruppo. Cioè, già il nome non fa presagire niente di particolare. Ok, scegliamo questo. Ok. Signore, da questa parte. Allora, cominciamo? Signore, ha scelto questa stanza perché... Si sente solo? Ci sono abituato. Sono abituato a stare da solo. D'accordo. Maledetto lunatico. Venga allora, la stanno aspettando tutti. Tutti? Eccoli qui. Avanti, tutti insieme. Un, due.
un 2 forza, eccoli. Ehi là, sorridi. No, oddio, cosa dovrei fare? Meglio svignarsela, non ho tempo da perdere con voi stramboidi. Fuori dai piedi. No, non essere timido, rilassati, giovanotto. Non vorresti ripulirti da tutto quel sudore giovanile, da quello sporco insieme a noi? Su, dai. Ecco. Olè. Preso di forza. Oh, ragazzo mio, sei un tipo introverso, eh? Come sei affascinante. Cioè, lo stanno letteralmente spogliando, comunque. Cioè, giusto per dirvelo. L'hanno letteralmente spogliato. Ecco, e l'hanno immerso nell'acqua. Tutti insieme, tra l'altro. Che non so come facciano a starci tutti quanti in quella vasca così piccola. Farsi il bagno è il massimo. Riesce sempre a rilassarmi. Allora, che ne pensi, giovanotto? Va meglio, non è vero? No, è orribile. Si sta fin troppo stretti qui dentro. Tieni duro, conta fino a 10. 10. 9. Quanti anni hai, giovanotto? 8. 21. Meno della metà dei miei anni, beato te. Allora, giovanotto, vorresti unirti al circolo della giovinezza di Mucchi Mucchi? Di Mucchi? Non sono interessato. 7. 6. Non sono interessato. Oh, che peccato. Abbiamo anche il nostro ristoro in una bellissima località assolata. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, io esco. Perché non rimani qui a divertirti un altro po'? Mi sento così solo. Ecco, esce perché giustamente è nudo, quindi non si fa vedere. Ecco, sono usciti tutti, si è rivestito. Giovanotto, le vedi queste? Ci sono davvero affezionato, ma le darò a te come ricordo di questa giornata. Ecco, hai ottenuto la rarità mutandine. Come vi ho detto prima, in realtà non è mutandine. Questo è stato tradotto male. Perché l'oggetto in questione non sono le mutandine. L'oggetto in questione dovrebbe essere il sotto del bikini. Porca miseria, mi si è incastrato il filo della cuffia. Sono ogni volta ste cuffie. Allora, tecnicamente, l'oggetto che io avrei dovuto prendere qua non sono le mutandine. Perché le mutandine, in realtà, come vi ho spiegato prima, si prendevano all'interno della casa di Don Corneo. Infatti, nella build ufficiale, nella vecchia build del gioco, c'era la possibilità di visitare una stanza segreta della casa di Don Corneo, dove si trovavano appunto delle mutandine da donna. Delle mutandine da donna in pizzo, tra l'altro. E questo oggetto inizialmente aveva un valore di punteggio di più 5, quindi si poteva ottenere un punteggio ancora più grande. Mentre invece quello che ci danno i maschioni qui in questa scena, in realtà nella build originale del gioco era lo slip del costume da bagno, quindi lo slip del bikini, esatto, lo slip del bikini. Lo slip del bikini inizialmente aveva 5 punti, cioè nella release, nella vecchia build del gioco, lo slip del costume aveva 5 punti, mentre invece poi nella release ufficiale ne vale 0. Quindi adesso che noi abbiamo ottenuto questi slip, in teoria è come se avessimo ottenuto 0 punti. Perché? Perché ovviamente degli slip del bikini, dal costume, non sono sexy quando un paio di mutandine o come una bella lingerie che si può mettere di sotto e fare il classico effetto vedo non vedo. Quindi hanno praticamente rivoluzionato, o comunque hanno modificato questo valore dell'oggetto rendendolo pari a 0. Mentre invece nella stanza che abbiamo appunto nella stanza che abbiamo scelto noi precedentemente abbiamo ottenuto la lingerie che ci dà un punto in più per quanto riguarda diciamo in generale il punteggio totale del fascino da poter sfoggiare nei confronti di Don Corneo. Ok? Questa era, diciamo, l'unica curiosità che vi posso dire effettivamente di questo gioco. Cioè, di questa scena più che altro. Oddio, che razza di mutande. Devo per forza indossarle? Temo di non poterne fare a meno. Dopotutto devo salvare Tifa. Esatto. E quindi di conseguenza noi avremmo indossato gli slip del bikini, però
gli slip del bikini non sono sexy come una lingerie. E quindi giustamente poi il valore del prezzo, o comunque in generale il valore del punteggio, è stato bilanciato. Va bene, signori. In realtà questo per oggi ci permette di concludere la nostra avventura su Final Fantasy VII, quella che definisco io la Perfect Experience. Ci tengo a ricordarvi che ogni martedì, a meno che non ci saranno eventi di Opera Omnia in particolare, saremo in live su Final Fantasy VII, quindi se volete seguire la saga di Final Fantasy VII fatta in questo modo e narrata da me in questo modo, mi trovate tutti i martedì in live a partire dalle ore 21. Spero inoltre che vi piaccia anche il fatto che parli un po' di più. Ovvero il fatto che io vi spieghi tutti questi retroscena, vi spieghi in generale anche queste piccole chicche che non so se effettivamente voi già conoscevate o che state scoprendo grazie a me. Se le state scoprendo grazie a me mi fa molto piacere, perché vuol dire che effettivamente qualcosa riesco a darvela. Quindi un qualcosa riesco a comunicare nei vostri confronti. Nel frattempo, grazie Ava che mi fa bere, solo che non ho l'acqua qui con me. Quindi mi dispiace, ma ti scammo la bevuta. Mi dispiace, Ava. Sappi che ti voglio bene. E quindi mi fa anche piacere condividere effettivamente con voi tutte le curiosità che ovviamente conosco del gioco. Per quanto riguarda il resto, ovviamente poi si vedrà e avremo modo anche di poterle commentare in live sempre insieme. Detto ciò, ragazzi, io vi auguro la buonanotte. Tra l'altro c'era anche un ride, ho visto, c'era un guida e ride, esatto. Però voglio sapere dove devo guidarlo sto ride. King of Void mi ha riscattato il guida e ride. Però dove lo devo mandare sto ride? Perché il ride lo possiamo fare. Però voglio sapere dove. Perché a sto punto vorrei sapere dove mandare sto ride, se c'è ancora King of Void 91 che mi ha chiesto di guidare il ride. Cioè, lo guido volentieri il raid, ma mi dovete dire dove. Perché se no scelgo io effettivamente chi c'è in live e vi mando da qualcuno. Nel tuo cuoricino, addirittura. No, no, non c'è posto nel mio cuoricino, mi dispiace. Purtroppo non ho cuore. Si è inaridito. Si è inaridito. Va bene, facciamo. Vediamo chi c'ha. Esatto, ci sta solo Seppo, effettivamente. Allora. Vediamo chi c'è online. Chi ha pochi spettatori, magari. Così gli diamo un piccolo boost. Ecco, c'è Lily. Andiamo da Lily. Va bene, ragazzi. Tra 10 secondi parte il ride, quindi io ovviamente vi ringrazio, vi do la buonanotte, ovviamente. Mi fa piacere che ovviamente siate restati con me fino alla fine, per cui io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo alla prossima. Bye bye! Bene. No, vediamo così. No, ma sinceramente non mi servono in questo momento. Joe, ma buonasera. A proposito, proprio questo dicevo prima, che oggi non mi sono neanche degnata, per quanto avrei voluto, di andare a chiedere come stavate. Come stai? Con tutto questo nubifragio, ho visto video inquietantissimi.
Comunque benvenuti anche agli altri ragazzi. Qui si gioca male perché non so giocare, quindi va benissimo così, perché è tipo un mese e qualcosa che non toccavo Genshin. E grazie Dom per il follow. Buonasera. A che cosa avevate giocato voi questa sera? Ma cosa, dove cazzo sono andata a finire? Io dovevo andare di là e me la sono fatta tagliare tutta verso di qua. Vedi se sono deficiente. Così facevo prima. Tutto bene quindi da te? Non ci sono stati allagamenti particolari? Quindi è stato tutto in centro città? Perché le immagini che vedevo erano di Vietnea, dove c'era l'elefante, quindi la cattedrale. Che altra zona? C'era un'altra zona. Che era proprio un fiume in piena. La Perfect Run di Final Fantasy VII. Già prenotato il DLC? Oddio. Ah, beh, non è tanto difficile forse quella corsa. A che punto siete arrivati con la run?